Tredicesimo round che si apre nella notte di Singapore con un capovolgimento di fronte in testa alla classifica. Infatti sono balzati davanti a Fabio Surname sia Luigi Ligier, attuale leader dopo la vittoria in terra italiana con la sua rossa di Maranello, e in seconda posizione Jacopo Rochita, due volte vincitore all'interno di questa stagione corrente del Formula Italian Team, è adesso salito al secondo posto in classifica. Siamo all'interno delle fasi di qualificazione qui a Marina Bay con diversi tempi che sono già stati messi a segno sul live timing. Li possiamo vedere con la pole position virtuale a carico di Drago Di Vitato, anche lui grande assente all'interno di questa classifica generale. Tanti problemi per lui che hanno comportato una discesa verso posizioni più basse. I risultati in pista però gli sono sempre stati favorevoli. A farvi compagnia questa sera ci sarà il sottoscritto Matteo Congio, accompagnato sia in regia che dal commento anche da Raffaele Hiroshi Lelli. Ciao Raffa. Ciao Matteo, buonasera a tutti i ragazzi che ci stanno seguendo in live. E abbiamo anche la grande presenza di Marco Luconi come direttore di gara. Ciao Matteo, ciao Raffaele, buonasera a tutti e buona Master League. Siamo già all'interno della qualifica, come dicevamo, 7 minuti e 30 secondi circa ancora da far scorrere sul cronometro. La pole position virtuale l'abbiamo già enunciata, quella a carico di Drago Di Vitato. Seconda posizione per Sdem, alle prese con un periodo non facilissimo all'interno di questa Master League. Ha avuto un lampo in quel di Spa in cui è riuscito a vincere grazie ad una penalità post-gara applicata al risultato di Shumi Legend. Shumi Legend che ormai è presenza costante all'interno degli ultimi Gran Premi all'interno del nostro salottino. Lo vediamo infatti anche oggi all'interno della sua abitazione che inquadra la sua postazione di guida, quindi ci farà compagnia durante la gara. E terza posizione in classifica per Fabio Surname, chiamato ad una grande riscossa dopo un altro errore forse evitabile in quel di Monza. Era già arrivato in Ungheria un drive-thru sotto condizioni di safety car che era assolutamente non necessario. A Monza si è ripetuta un po' la stessa storia con un errore forse nel cambio delle gomme, un errore che noi supponiamo fosse tale anche perché in un primo momento aveva favorito quelle che erano le performance di Fabio. In un secondo momento, però, ovviamente quelli che era il ritmo del pilota Alfa Romeo è stato nettamente, nettamente, influito negativamente. Dato problemi qua per Sdem che va in una delle vie di fuga e si migliora nel primo settore Fabio Surname che fa registrare la migliore prestazione in quel tratto della pista, 50 millesimi al di sotto rispetto alla migliore prestazione nel T1, dunque si prospetta un miglioramento che potrebbe far balzare la posizione dell'attuale pilota Alfa Romeo Sauber in testa alla classifica, dunque spodestando il risultato attualmente nelle mani di Drago Di Vitato. Altro tempo interessante da parte di G Sport che nel secondo settore invece è il più veloce di tutti, ma viene subito smentito da Fabio Surname che lo migliora di circa 37 millesimi in quella determinata porzione, quindi sta volando letteralmente il pilota Alfa Romeo Sauber 2 decimi e 21 millesimi al di sotto del proprio tempo. Arriva adesso sul traguardo Fabio Surname che mette a segno la migliore prestazione all'interno della qualifica, il primo 27.988 e l'unico pilota ad essere sceso sotto il 28, si porta al comando della classifica generale, reloga oltre 20 millesimi a quello che il tempo messo a segno dal Drago Di Vitato, che però ricordiamo ha potuto approfittare di una pista meno evoluta e dunque meno competitiva. Ci saranno come al solito gli ultimi attimi di questa qualifica da seguire per andare a decretare con sicurezza e in maniera definitiva colui che sarà il primo a partire dalla griglia di partenza. Un bordo intanto con Fleming, prima volta che la Master League affronta il layout aggiornato del tracciato del Marina Bay Circuit a Singapore. Abbiamo abbandonato il tratto nella quale con un tunnel e una chicane strettissima ci si affacciava per un momento sull'oceano, si passava anche vicino al campetto, almeno le mappe realizzate dalla Codemaster, poi in realtà immagino dovesse essere uno stadio ben più grande di quanto vedevamo. Un modo di confermare che va all'attacco di curva 1-2, l'unica zona soggetta a possibili tagli segnalati, controllati da casa Formula Italiana, che poi tutto il resto del tracciato si lascia via libera ai piloti che tutto sommato possono sfruttare magari qualcosina qui, la staccata della prima zona di DRS, curva 8 se non vado errato, in uscita ci si può permettere qualcosa, ma è più un evitare di, nel caso si vada lunghi, è un evitare insomma di chiudere, dare più angolo di sterzo e rischiare il testa a coda, si può sfruttare qualcosa senza ricevere l'avviso parzializzando leggermente, anche magari trovandosi a poi a dover difendere all'interno, sebbene il sorpasso in quel frangente si vada a chiudere oltrepassando le linee poste a terra. Tratto del T2 molto guidato, Singapore Sling dove c'era la vecchia tripla chicane, il tratto del ponte, il tornantino lentissimo, poi altra zona di DRS staccata alla 18 se non vado errato di curva, barriera esterna molto vicina a un Flemming che sfrutta tutta la pista in trazione. Lì bisogna stare particolarmente attenti perché il gioco è molto sensibile, il muretto
ci si potrebbe andare, sebbene c'è molto sporco visto che siamo fuori dalla traiettoria ideale, ma il tempo viene facilmente annullato se ricevono degli avvisi, sebbene si sia tutto sommato in pista, vanno rispettate lì le linee a terra. Penultime due curve particolarmente intriganti ormai negli ultimi anni, bisogna soltanto alzare un filino in gara, in qualifica, in gara invece si andrà magari per stare più comodi anche a togliere una marcia, soprattutto per i piloti del gruppo. E intanto si sono lanciati sia Luca Bigno che Marco Gano. Luca Bigno che negli ultimi appuntamenti ha brillato in qualifica non riscuotendo i punti che si sarebbe meritato in gara, mentre Marco Gano che negli ultimi uscite è stato piuttosto sfortunato in dinamiche complesse al via e quindi coinvolto in incidenti che hanno compromesso irrimediabilmente il risultato. Ricorderemo sicuramente un danno al fondo nell'ultima uscita, quella di Monza in Italia, e poi anche un altro danno, questa volta però ben più grave, a quello che era l'alettone posteriore, che ovviamente ha terminato un cambiamento irrimediabile della vettura di Marco Gano. Si sta per lanciare anche Luigi Gilegge, attualmente in sesta posizione, recente vincitore, deve fare qualcosa di meglio per riuscire a partire quanto più vicino possibile alle posizioni di vertice, soprattutto per rimanere quanto più vicino possibile a Fabio Surname e a G-Sport, che sono i suoi attuali rivali per il campionato. E lì in mezzo ricordiamoci anche la carta matta Drago Levitato, che ormai sembra essere definitivamente tagliato fuori da quella che è la rivalità per il titolo iridato, complici di assenze accumulate nel corso della stagione. Però sulla pista, come abbiamo anticipato già nel corso di questa inizio di live, ha sempre dimostrato quelli che sono i suoi valori, quindi può essere sicuramente una spina nel fianco per coloro che vogliono contendersi le posizioni un po' più ambiziosi. Mentre andiamo anche ad avere un aggiornamento sul tempo di Luca Bigno, attualmente il livello del T2 si migliora di 50 millesimi, quindi in maniera piuttosto sensibile. L'obiettivo per lui ovviamente è risalire quanto più è nelle sue facoltà da questa decima posizione, che attualmente gli è abbastanza scomoda. Si stanno lanciando anche Shumi Legend e Zeta Pro Mauro, oltre ad un gran numero di piloti. Essenzialmente tutti i primi 5 si stanno per lanciare, sono tutti nel giro di uscita, mentre Luigi Legge ha finalmente intrapreso quello che sarà verosimilmente il suo ultimo tentativo all'interno della qualifica qui a Singapore, qui alla Marina Bay Circuit, che come diceva buona Raffaele ha subito negli anni diverse modifiche, come quella che è stata poi la rimozione della tripla chicane, che aveva mietuto vittime in grandi quantità negli anni precedenti. Adesso quella è diventata semplicemente una curva che si fa anche a velocità abbastanza interessanti. 27 millesimi di miglioramento per Luigi Rilegge nel primo settore. Andiamo a vedere quelli che sono poi i confronti con i suoi rivali. Lui, lo ricordiamo, al momento sesto, sarà il primo pilota a tagliare il traguardo rispetto a coloro con cui si dovrà confrontare. Infatti i primi 5 hanno iniziato il proprio tentativo in ritardo rispetto a quello di Luigi Rilegge, che mette a segno un 26.668 nel primo settore, abbastanza vicino ai tempi fissati lì davanti, un decimo però in ritardo rispetto a Fabio Surname e rispetto a Drago Lievitato. Non riesce a migliorarsi nel secondo settore, quindi rimane in positivo in questo senso, quindi si sta peggiorando, mentre ci pensa Drago Lievitato nel primo settore a migliorare. La miglior prestazione attualmente era nelle mani di Fabio Surname, toglie quei 70 millesimi e si attesta su 26.508, ma fa addirittura meglio Shumi Legend, che va sul 26.444 all'interno della prima frazione del circuito di Singapore. Di Legge attualmente 34 millesimi di peggioramento, dovrà riuscire quantomeno a migliorare questo tempo per almeno respingere gli attacchi dalle sue spalle, soprattutto a carico di Luca Flaminio, mentre continuano lì dietro i piloti a migliorarsi in maniera molto più nitida, molto più netta rispetto a quelli che siano invece i parziali messi a segno da Luigi Legge, che arriva adesso sul traguardo e rimane in sesta posizione, migliorandosi, dunque distanziando un po' di più Luca Flaminio alle sue spalle, però non riuscendo a scavalcare altre posizioni in classifica. Arriva adesso Stan sul traguardo, che si sta migliorando di un decimo all'intervallo del secondo settore, riesce a far di meglio, 108 millesimi di miglioramento sulla linea del traguardo. Arriva anche Drago Lievitato, che mette a segno la miglior prestazione in qualifica, un primo 27.888, 99 millesimi più veloce rispetto a Fabio Surname, che arriverà anche lui a breve, mentre siamo a bordo con Shumi Legend. Migliora il tempo nel primo settore, si migliora nel secondo intertempo, riesce però a rimanere in settima posizione, forse si è peggiorato nell'ultimo settore, ha avuto qualche problema nell'ultimo tratto della pista, mentre attendiamo quelli che saranno poi gli arrivi dei due nomi più caldi rimasti, quello ovviamente di Fabio Surname e di G-Sport, entrambi in miglioramento negli intertempi. Aveva in cui sono transitati un danno all'ala sulla destra J, quindi credo una toccata alle barriere o un'uscita dal tornantino, molto più probabile nel tratto che porta al ponte. Che sport, quindi, che ha anche abortito, credo, Jay, sì, il suo giro, infatti quindi non riesce a migliorarsi, al meglio partirà in quarta posizione dalla seconda fila. Ci pensa Fabio Surname, però negli ultimi istanti di questa qualifica mette a segno un 27.869, quei 19 millesimi che bastano, che riescono a fare la differenza tra una pole position e una seconda posizione. A Zandvoort era riuscito la beffa a carico di Drago Lievitato ai danni proprio di Fabio Surname, un'inezia, giusto una manciata di millesimi nell'ultimo assalto, la pole position in questo caso si invertono i ruoli con Fabio Surname che rifila questi
19 millesimi al Drago Lievitato, che si accontenterà di partire a fianco a quello che fino all'appuntamento precedente era il leader di classifica, che oggi ha una grande opportunità, partendo dalla pole position, di riuscire a riprendersi quello che è lo scettro della classifica generale, quello che è lo scettro della prima posizione. Tanzi che anche Giovi sul traguardo, decima posizione per il pilota Haas. Mancano a bandiera quelle che sono le vetture di SDM Drago Lievitato, che però sappiamo aver già concluso la propria qualifica, dunque devono solamente rientrare ai box. Si staranno prendendo con molta calma quello che è il loro giro di rientro, le inquadrature, le telecamere, che vanno ovviamente a cercare quello che è il pullman. Torna davanti a tutti Fabio Surnaim dopo qualche appuntamento di astinenza. Oggi, come dicevamo, ha una grossa possibilità Raffa per almeno ridurre il gap che adesso accusa nei confronti di Legge e di G Sport, che in qualifica non hanno brillato. Sì, è davvero il caso di dire non che ha messo insieme i settori per completare un giro veloce qui a Singapore, ma che ha fatto la differenza dove si riesce a scavare ancora di più e viene fuori la bravura del pilota. Il T2 che va, come detto, dalla staccata di curva 8, alla fine della prima zona dei DRS, fino alla staccata della seconda zona dei DRS, la 18, è un tratto tortuosissimo, terza, quarta marcia, il tornantino strettissimo, la trazione importantissima, ma ancora di più arrivare con velocità, uscire da il Singapore Sling, quarta marcia, un attimo la terza, poi di nuovo la quarta, si arriva a tirare la quinta, prima della staccata del tornantino, lì bisogna fare la differenza, ci vogliono anche gli attributi per andare a sfiorare il muretto sulla destra e staccata del tornantino. Fabio ha fatto un capolavoro lì, lo vediamo dai parziali, l'unico sul 36,7, tutti gli altri su un 36,8, insomma, per carità, è soltanto un decimo, in realtà anche meno se andiamo a fare i conti precisi, sono 6 centesimi con alcuni 7, ma ha fatto un capolavoro sotto questo punto di vista. Come vedete, live timing è disponibile come di consueto sul nostro sito www.formatenianteam.com. Life timing, tra l'altro, mette in evidenza anche quella che sarà una tematica scottante all'inizio della gara, ovvero una pioggia battente che imperverserà sulle strade di Marina Bay, un temporale quasi monsone, come sono soliti abbattersi su Singapore. Dunque un avvio di gara che sarà molto complesso, soprattutto per chi parte magari a centrogruppo in ultime posizioni, in cui la visibilità ovviamente sarà nettamente inferiore rispetto a chi parte più davanti, e soprattutto poi bisognerà prestare più attenzione a quelle che potrebbero essere delle dinamiche poco felici, allo spegnimento dei semafori, ovvero a incidenti lunghi o comunque rientri in pista azzardati in un cittadino. Sono ovviamente all'ordine del giorno, quindi i piloti saranno obbligati a prestare più attenzione rispetto al solito. Eccola qui la pioggia che tanto stavamo descrivendo, tanto stavamo dichiarando in queste prime fasi che ci precedono all'inizio del Gran Premio. Vediamo come l'intensità sia abbastanza importante, vedremo se qualcuno riterrà l'intensità tale da dover richiedere l'utilizzo addirittura delle gomme fuguette, Raffa. Sarebbe un azzardo tentare di andare con l'intermedia, poiché da live timing questa pioggia non sarà così lunga. Quindi sarebbe sicuramente interessante. Ieri, tutto sommato, in pro abbiamo avuto una situazione simile. Con i primi 10-15 minuti di pioggia siamo riusciti a fare una manciata di giri, ecco, 8 con una virtual di mezzo. Il passaggio dalla gomma, ecco, intermedia slick è stato traumatico per molti, nonostante fossimo sotto safety car. Quindi in gara sarà ancora più fondamentale, semplicemente azzeccare il giro giusto. Un giro qui con le velocità medie abbastanza basse sì, è importante per quanto riguarda l'undercut a livello cronometrico, quindi sarà fondamentale, come già detto, cercare di beccare il giro giusto. Non credo però, insomma, qualcuno riuscirà o tenterà l'azzardo anche di partire con la mescola intermedia. Sembra molto più lunga la finestra da pioggia che almeno il gioco suggerisce da dover affrontare con gomma full wet rispetto a quella intermedia, anche se dal lontano Drago mi sembra che possa regalare qualche emozione. No, invece no, era un effetto. Credo tutti su full wet, vi aggiorniamo tra pochissimo. Tutti su full wet tranne J Sport, se il lifetiming non mi inganna, e l'Openski. Rispettivamente G-Sport quinto e l'Openski quattordicesimo hanno deciso di effettuare una scelta controcorrente, sperando ovviamente in una prestazione maggiorata, quindi migliore rispetto alle gomme fluette, e quindi sbaragliare il resto della griglia nelle prime fasi, cercando di risalire quante più posizioni possibili. Questo era l'unico fattore, insieme ovviamente a virtual safety car che qui a Singapore vanno considerati. Mentre andiamo a dare uno sguardo alla classifica con Manu Juve, che partirà in quindicesima posizione, settima fila poi per Lopeschi e Cartista, rispettivamente su 1.29.9, 1.28.8 per i due piloti che partiranno in settima fila. Dodicesima posizione per Marco Gano, il ferrarista, accompagnato da Luca Bigno, che non è riuscito a trovare il guizzo per salire delle posizioni nell'ultima fase della qualifica. Entriamo in top 10 con
con Giovi e Famigno rispettivamente in decima e nona posizione, quarta fila per Z Pro Mauro e Shumi Legend, che nonostante un ottimo Fuchs nel primo settore non è poi riuscito a mettere insieme tutti i restanti due tratti della pista, terza fila per Luigi Il Viaggio e G-Sport, ancora una volta fianco a fianco i due che si sono contesi la Master League dell'anno precedente, seconda fila per Sdem e Mattia Metrano, che torna con una grande forma a disputare un Gran Premio in Master League, poi prima fila ovviamente dedicata a Drago Livitato e Fabio Surneme, che sono entrambi i piloti che hanno acquisito più vittorie nel corso della stagione corrente, fermi tutti e due a quota 3 successi, e ovviamente quello più scolpito nella memoria, almeno quello che è rimasto personalmente più adeso nei miei ricordi, è ovviamente la vittoria nel round inaugurale in Australia da parte di Drago Livitato, con una vittoria combattutissima negli ultimi giri insieme a Sdem e a Fabio Surname, che a lungo hanno cercato di usurpare del titolo di vincitore lo stesso Drago Livitato, che poi però tramite un'oculata gestione del finale è riuscito a mettere le proprie quattro ruote davanti a quelle di qualsiasi altra vettura sulla griglia. Vediamo come il giro di formazione comunque sia un'opportunità per i piloti per assaggiare le condizioni della pista, tante le zone dove l'acqua si è stagnata, dunque dove si è annidata quella cosiddetta standing water, per dirla in inglese, e dove ovviamente il grip è irrimediabilmente ridotto e le condizioni ovviamente si dimostrano molto pericolose per quanto riguarda l'aderenza e la downforce, che in quei tratti inevitabilmente viene minata. Arrivano tanti sulla griglia di partenza, Fabio e Drago sono quasi arrivati, si sono già impostati su quello che è la traiettoria che li condurrà poi al proprio blocco, e di conseguenza vediamo mano a mano arrivare il resto della griglia. Siamo per ora arrivati all'Alpine di G-Sport e la successiva monoposto di Luca Bigno, manca solamente allora Manuel Juve, che è arrivato proprio in questo istante all'interno dei nostri schermi. La vediamo venire fuori la sagoma nera della W14 che si schiera sulla sua posizione in griglia, dunque prima ci farà compagnia l'accensione dei semafori, poi lo spegnimento per inaugurare il 13° round della Master League pole position a carico di Fabio Surname alla sinistra dei vostri teleschermi, seguito poi da Drago Livitato alla destra invece, che lo scorterà fino a curva 1. Sono partiti in questo istante, molto difficile la partenza, contatto praticamente alle ruote, si accoda subito Drago Livitato che non riesce a tenere un ottimo spunto, vediamo quella che è la partenza, poi anche G-Sport che non sembra trovare la via del sorpasso, si scivola molto lungo Drago Livitato, quasi lungo anche Fabio Surname, che ha avuto un momento poco felice in cui la macchina si è leggermente intraversata, ha perso diverse posizioni. Invece Drago Livitato, che adesso è quarto, sale Mattia Metrano e Sdem, rimane in fondo al gruppo addirittura G-Sport, che non deve aver trovato il grip che sperava con questa gomma intermedia. Di Regge sale dunque in quinta posizione, ma una partenza terribile per Drago Livitato, che da seconda posizione è scivolato in quarta, sopravanzato rispettivamente dalla McLaren di Sdem e la Red Bull di Mattia Metrano. Partenza di sopravvivenza per chi è all'intermedia. Lopez che è G-Sport continua a battagliare ovviamente il centro gruppo, si cerca di trovare spazio ovviamente ad un ritmo abbastanza lento viste le condizioni e i piloti tutti quanti molto vicini. G-Sport tenta almeno di mantenere l'interno in curva, ma davvero non ce la fa, perde troppo, soprattutto in trazione non c'è fiducia, e soprattutto in questa fase dove è costretto anche ad andare nella linea sporca e dove c'è ovviamente più acqua che la gomma intermedia non riesce a smaltire. Come dici tu, saranno dei primi giri di sofferenza per G-Sport, che ovviamente confida poi in una diminuzione di intensità della pioggia, dovrà riuscire a tenere viva questa gomma intermedia almeno fino a quel momento e soprattutto a non perdere un delta di circa 20 secondi utili, ricordiamo, come una stima approssimativa a completare un pit stop e dunque riuscire ad avere un certo vantaggio rispetto ai piloti che gli stanno davanti. Dovrà ovviamente cercare di sfruttare al meglio questa intermedia in una fase critica per lui. Marco Gano intanto lo ha già sorpassato, è alle spalle del secondo pilota Ferrari G-Sport, dunque adesso fuori anche dalla top 10, sarà veramente molto complicato per lui riuscire a resistere in queste condizioni, mentre lì davanti Fabio Surname cerca di dare un primo strappo nei confronti di Mattia Metrano, attualmente 9 decimi che separano la prima dalla seconda posizione, mentre vediamo un bel duello tra Luca Flaminio e l'altro Luca Bigno, in forze alla Williams, che è riuscito a guadagnare anche lui diverse posizioni in partenza, riesce adesso a sorpassare la Red Bull di Luca Flaminio, che però con un incrocio di traiettoria in uscita da curva 19 riesce ad allendarsi all'interno della linea per affrontare curva 1, concede tanto spazio a Luca Bigno, ma ormai è davanti anche a fase staccata, mentre vengono sventolate le bandiere gialle nel primo settore. Il Drago Livitato che dunque deve aver avuto un testa coda, forse un contatto, non abbiamo visto il momento che ha condotto la W14 di Drago Livitato al di fuori della pista, più precisamente all'esterno di curva 2 oltre il cordolo, lì si fa molta fatica, dunque adesso è in 14esima posizione, veramente una partenza da incubo per lui, che viene sorpassato in questo istante anche dal compagno di squadra Manuel Juve, che abbiamo visto sferciare, mentre Lopensky rimane in 15esima posizione. Veramente un avvio di gara terribile per Drago Livitato.
Sì, Drago o si è toccato con appena dietro Mattia Metrano, che tra l'altro in partenza aveva avuto davvero tanto lag, ha creato un po' di caos sia lui che Stem, oppure semplice tra virgolette testa coda infrenata lì dietro Gano. Abbiamo intravisto in una battaglia che, come ci raccontava in precedenza, non era tra Bigno e Flemin, ma tra Flemin e Zeta Pro Mauro. Mauro che poi ha perso anche la posizione in confronto di Bigno. Gano adesso in battaglia con mano di Uwe, qui nel guidato in un tratto strettissimo è arrivato il contatto tra i due, la velocità bassa e l'elevatissimo carico aerodinamico dei setup che stanno sfruttando i piloti anche in condizioni da asciutto, si viaggia estremamente carichi su questo tracciato, ha aiutato Manuel a gestire il semi testa coda della sua Mercedes. Gano particolarmente aggressivo in questa difesa, tutto sommato lì la pista è decisamente stretta, quindi c'era poco da fare anche volendo lasciare il più spazio possibile. E intanto da sottolineare la partenza di Shumi Legend, lui che allo spegnimento dei semafori era in settima casella, ora è quarto, sfruttando ovviamente quella che poi è stata la scivolata verso il fondo sia di Drago Livitato che di G-Sport, è riuscito comunque a guadagnare tre posizioni, mentre Di Legge rimane in quinta casella non riuscendo ad approfittare di ciò che è accaduto davanti a lui. Intanto Fabio Sornem giro veloce in gara, un primo 51 e 4 su gomma Fuguet, e segnaliamo anche il danno a carico della vettura di Giovi, danno all'ala anteriore, e segnaliamo anche un altro danno a carico della monoposto di Marco Gannu, che viene perseguitato dunque da quelli che sono cedimenti strutturali della sua SF23. Per lui un'altra gara che verrà condotta con un danno al fondo. Recuperato dall'onboard di Stem, Drago era dietro di Simone Fracchiolla, quindi non si vede quanto accaduto, però dagli intertempi credo un lungo da parte di Drago e da lì è andato in testa coda. Non c'è stato un contatto né con Metrano né con Stem. Era, subito dietro c'era Shumi, che se hai VOD attivi vi recupero magari dall'onboard di Shumi, che doveva essere subito dietro Drago. Intanto lì davanti un secondo e quattro tra Fabio Surnem e Mattia Metrano, e anche Di Legge è parecchio dietro, si fa ovviamente una stima con circa un secondo e uno di ritardo rispetto a Shumi Legend. Lì davanti Fabio sta cercando di guadagnare quanto più vantaggio possibile per riuscire a gestire eventualmente anche quelle che sono ovviamente condizioni di guida molto più complicate. Sta prendendo al meglio le misure, deve aver trovato anche il feeling più adatto per riuscire a destreggiarsi in queste condizioni meteorologiche. Ricordiamo, anche come se non bastasse semplicemente guardare gli schermi, sono ovviamente proibitive e rendono la vita estremamente complicata ai piloti, rendono soprattutto la vita complicata anche ai piloti esperti come Drago Livitato, che è in corso in un testa coda spontaneo, diciamo così, dunque non generato, non provocato da contatti con altri monoposto o da situazioni particolari di gara. Vedendo il live timing dovremmo riuscire a ad osservare una riduzione della pioggia circa in 10 minuti, tra 5 e 10 minuti da questo momento in poi. Dunque l'evoluzione che forse in cui forse sperava G-Sport dovrebbe concretizzarsi in questo lasso temporale, potrebbe però non essere sufficiente. Intanto vediamo nel replay quello che è stato il testa coda di Drago Livitato, che è avvenuto totalmente da solo, non so Raffa, ma sembrava essere una posizione forse un po' inconsueta della pista. Drago deve aver avuto qualche problema di inserimento. Sì, credo un leggero lungo essenzialmente alla staccata in curva 1, magari si è avvicinato troppo alle barriere sulla destra, lì la pista oltre a essere bagnata c'è anche la vernice a terra che non l'ha aiutato. Testa coda tra virgolette banale, ma un errore insomma che può capitare a chiunque, soprattutto al primo giro in delle condizioni così rischiose. Ovviamente chi ne beneficia di più è Shumi Legend, ma soprattutto anche Drago, anche Fabio Surname, in quanto poteva avere in Drago una seria minaccia. Ricordiamo, è l'unico pilota proprio insieme al leader attuale ad aver riscosso tre successi in questa stagione, e che sembrava poter reggere più o meno quello che era il ritmo impresso da Fabio Surname lì davanti. Ora che la dipartita di Drago concretizzata, Fabio può anche rimanere più tranquillo sotto questo aspetto, e nell'ultimo giro credo che abbia guadagnato qualcosa come oltre un secondo e mezzo, infatti era un secondo e quattro l'ultima volta che abbiamo fornito indicazioni sul gap tra Mattia Metrano e Fabio Surname, adesso si è attestato intorno ai 3 secondi, quindi veramente una progressione che si sta dimostrando sempre più devastante. E come se non bastasse, Fabio Surname in questo giro sta mettendo a segno i suoi migliori parziali, che corrispondono oltretutto anche alle migliori prestazioni nei rispettivi settori, quindi fucsia sia nel primo che nel secondo tratto del circuito di Marina Bay. Intanto la pioggia sembra già diminuita. Soprattutto lì nel T3 abbiamo visto la traiettoria ideale, si comincia a vedere in maniera molto più decisa, quindi tanto ordine di scuderia credo in casa
Mercedes con Dragon e Super Manuel, è una cosa rarissima per la Master League e per uno dei suoi interpreti. J-Sport ha già preso 3 secondi di penalità con la pista in queste condizioni, la mescola intermedia. Credo che più volte sia andato lungo senza guadagnare, ma il gioco è inclemente in alcuni tratti della pista. Stem sovrasterzo in frenata, che rischio. La ripartizione della frenata, non, forse di qualche valore, i piloti l'hanno portata più sull'anteriore in queste condizioni, ma i setup sono ovviamente da asciutto, quindi grande rischio anche in questo frangente da parte di Stem, che tra virgolette spiega ancora di più quanto accaduto a Drago lievitato nelle immagini che abbiamo visto in precedenza. Inizia a pressare tanto Stem, così come iniziano a farsi sempre più ingombranti alle sue spalle le vetture di Shumi Legend e di Legge, a testimoniare il fatto che in questo momento attenzione bandiere gialle nel secondo settore. Vediamo chi potrebbe essere coinvolto, forse proprio J-Sport, che ha un danno. Vediamo un po', perché ho visto ha perso la posizione su J, adesso da 2 secondi a 5, forse un errore per Manuel Chiuve. Comunque perde la posizione e c'è anche un danno a carico di Mattia Metrano, danno al fondo anche per lui, non so se l'avessimo segnalato in precedenza, ma questo potrebbe essere la ragione del fatto per cui Mattia fa fatica a pareggiare i ritmi espressi non solo da Fabio Sorna e Emilia davanti, ma anche da coloro che stanno alle sue spalle. Però in queste condizioni e oltretutto a Singapore diventa ancora molto più complicato trovare la via del sorpasso, un circuito già stretto, già abbastanza tenace in cui riuscire a trovare il giusto varco, e in queste condizioni ovviamente viene tutto più estremizzato e va a vantaggio in questo istante di Fabio Surname, che continua a guadagnare oltre un secondo giro, andato qua a scoda di traverso in uscita da curva 17 se non erro lo stesso Mattia Metrano. Rientra tra box invece Stem, così come Shumi Legend, così come di Legge, che dunque optano per su una bomba intermedia proprio come erano state le previsioni di J-Sport, ed sarà proprio lui il pilota da tenere sott'occhio per quanto riguarda l'uscita dopo il pit di questi piloti. È rientrato anche Fabio Surname, nel frattempo ha deciso di proseguire solamente Mattia Metrano, se solamente anche Luca Flaminio, dunque loro per ora sono i piloti che non rientrano. Ovviamente J-Sport non rientra per forza di cose, ovviamente aveva già montato la gomma intermedia, non avrà necessità di andare a effettuare un altro pit stop. Stesso discorso verrà applicato poi anche per Lopeschi, che avendo montato sin dall'inizio della gara la stessa tipologia di gomma di J-Sport ha già in dotazione l'intermedia e dunque non dovrà cambiarla in questa fase, soprattutto non dovrà cambiarla per il resto del Gran Premio, in quanto poi la pioggia abbandonerà quello che sono le strade di Marina Bay per dare spazio finalmente a condizioni di asciutto e condizioni ben più clementi rispetto a quella che sarà la guida e la concentrazione dei piloti. J-Sport è uscito in quarta posizione davanti quindi a tutti coloro che erano su gomma full wet, così come anche Lopeschi rispettivamente in quarta e quinta posizione. J-Sport e il pilota Aston Martin seguono poi Fabio Surname, Shumi Legend, Stem e di Legge. Ai box Stem ha perso la posizione a vantaggio di Shumi Legend. Esattamente, sì, volevamo segnalare proprio ciò. Ovviamente caos in pit lane dalla quinta posizione, perché Lopeschi dalla sesta posizione, perché Lopeschi non si è fermato. Sono tutti quanti andati ai box per montare una mescola intermedia nuova. Proseguono J-Sport e Lopeschi con l'intermedia con la quale sono partiti. Non si sono fermati a Metrano, Flaminio e Giovi. Tra l'altro Giovi con un leggero danno all'ala. Proseguono in questo stint su full wet per tentare di passare direttamente alla mescola slick. Da lifetime che sono previsti almeno altri 10 minuti di pioggia leggera, quindi devono sperare che la pista si asciughi il prima possibile. A Metrano decide di fermarsi, magari ha sperato che il traffico, il caos generato ai box gli permettesse di difendere la sua posizione. Flaminio fa ovviamente la miglior prestazione, segno che la pista sta continuando a migliorarsi. Jay invece è riuscito a passare Giovi, che torna ai box. J-Sport dunque verrà promosso leader virtuale del Gran Premio a breve, anzi no, leader effettivo del Gran Premio, una volta che si sarà fermato Luca Flaminio, che è rimasto ancora in pista, unico pilota credo su gomme full wet a questo punto, mentre Fabio Surname è arrivato alla corte di Lopeschi. Ricordiamo, Lopeschi ha delle gomme ben più usurate, sicuramente è più in feeling con quelle che sono le risposte della macchina e della pista sulle gomme intermedie, però Fabio ovviamente ha bisogno di andare a recuperare quanto più terreno possibile nei confronti di J-Sport, ed è riuscito a portare in temperatura le sue gomme dopo aver concluso una tornata su di esse. Quindi ci sono tutte le condizioni per una battaglia 3-2. Credo che arriverà adesso la staccata di Fabio Surname all'interno, in arrivo a quella che è curva 6 qui, dove che poi conduce con questo brevettato rettilineo alla 7 per poi andare verso la 8. E sorpasso ultimato a vantaggio di Fabio Surname, che sale dunque in terza posizione, avrà 7 secondi e mezzo da recuperare nei confronti di J-Sport prima di andare a ingaggiare battaglia con quello che è il pilota momentaneamente segnalato in seconda posizione nella classifica generale, mentre Luca Flaminio
sta percorrendo attualmente quello che si prospetta essere il suo in lap. Andrà a cambiare i pneumatici al termine di questo giro il pilota Red Bull, che è entrato proprio in questi istanti all'interno dell'ultimo settore, ha ultimato quella che è curva 14, ultimo tratto prima della 14 dove si può usufruire del DRS, DRS che ricordiamo non essere disponibile in questo momento per le condizioni di bagnato e di pioggia che si stanno abbattendo sul circuito di Singapore, pioggia che ormai è quasi totalmente diminuita e rimane ancora fuori. Luca Flamini decide di portare saggia. Poiché da live timing che continua in continuazione, no, vabbè, continua in continuazione, che continua ad aggiornarsi, 5 minuti ancora di questa pioggia leggera, ma soprattutto non è così, ok, adesso è arrivato un giro decisamente più rapido da parte di J-Sport rispetto a quanto fatto Flaminio, nella tornata precedente aveva girato solo un secondo più veloce, adesso 4, quindi è venuta fuori una discreta differenza. L'obiettivo di Flaminio ovviamente era quello di andare a condurre semplicemente una sosta per andare direttamente sulle gomme d'asciutto senza passare per l'intermedia, in modo tale da non essere imbottigliato nel traffico, cercare di esprimere il suo passo e quindi fare una sorta di overcut nei confronti dei suoi diretti rivali. Il suo obiettivo non era ovviamente fare la gara su Fabio Surname, su SDAM, ma riuscire a guadagnare quanto più possibile rispetto ai piloti con cui era in battaglia per almeno cercare di rimanere vicino a coloro che sono andati sulle intermedie. Quindi in previsione di Flaminio era stare sopra una posizione che era la sua casella di partenza, se non erro, dunque cercare in qualche modo di prendere vantaggio rispetto ai suoi rivali andando su questo tipo di strategia. Dovrà reggere almeno credo ancora un paio di giri, credo che la pioggia sia definitivamente scomparsa, almeno non la vedo più all'interno dello schermo dal giro precedente. Bisogna sperare che leggera, ma c'è ancora. Dunque Flaminio dovrà confidare in un processo molto rapido in cui la pista da umida, da bagnata, diventerà poi asciutta, in modo tale da passare poi con una certa agilità oltre che velocità sulle gomme da asciutto. Ma ormai J-Sport è arrivato in zona DRS, per così dire, sotto al secondo nei confronti di Luca Flaminio, che immaginiamo non opporrà grossa resistenza al sorpasso che verrà poi inferto al campione uscente della Master League 2022-2023, sorpasso che forse arriverà già adesso in quel breve tratto di rettilineo che conduce verso curva 1. Infatti vediamo come si avvicina tantissimo in trazione J-Sport, sembra di vedere praticamente due macchine appartenenti a due categorie differenti, una Formula 1 confrontata con una Formula 2, ma del resto con un tipo di gomma come quella che ha adesso montata sulla sua RB19 Luca Flaminio non può fare tanto di diverso. Decisamente imbottigliato per il momento di legge con l'undercut effettuato da parte di Schumi e Stem. Schumi non solo ha preso la posizione in box nei confronti di Stem, ma anche nei confronti di Mattia Metrano, effettuando questa sosta un giro in anticipo rispetto alla concorrenza. Di legge invece è l'unico che è rimasto ingabbiato dietro a questi tre protagonisti, con Stem che tra l'altro continua a pressare da molto vicino nei confronti di Schumi. Tacito accordo fino al 61esimo giro, visto che sono un po' di gare che il duo Haas e Quan Stem corrono in parte insieme, si organizzano tra di loro, quindi c'è tattica anche sotto questo punto di vista. Anche questo magari è un discorso che rientra nel post riflessivo, sempre molto saggio, abbiamo letto sul forum da parte di Shield27, Max Basile, che anche con il Feed Magazine ci aveva sempre offerto diversi spunti, nel mentre che viene abilitato il DRS, quindi sebbene stia ancora piovicicando, è il momento di andare ai box, almeno dalle quasi 60 gare che abbiamo corso finora di campionato ufficiale su questo F1 23, che sia la volta buona, che invece non è così, quindi bisogna andare a sensazioni del pilota. Vediamo. Ovviamente l'iniziato principale sarà Luca Flaminio, lui che è sicuramente più in crisi con queste gomme, lui che sulla performance paga di più rispetto agli altri su gomma intermedia, che riescono ancora a gestire molto bene queste condizioni. Vediamo come la pista intanto rientra, anche J-Sport decide subito di andare su gomme d'asciutto, rientreranno dunque tutti gli altri piloti alle sue spalle, mentre Fabio Surname è riuscito a sorpassare anche Luca Flaminio che dunque adesso è in proiezione sulla terza casella, quindi concluderebbe a podio tecnicamente. Ovviamente poi bisogna vedere come si svolgerà il suo pit stop, ma credo che abbia abbastanza tempo, abbastanza spazio, vantaggio alle sue spalle per poter condurre una sosta abbastanza tranquilla. Ottima la scelta strategica di Luca Flaminio, forse anche un po' aiutato da questo processo di fuga dell'acqua, definiamola così, dalla pista, che lo ha sicuramente aiutato in questo, e ovviamente anche la direzione gara che ha abitato il DRS, forse
con un po' più di anticipo rispetto a quanto non ci aspettassimo. Forse ancora un paio di giri sarebbero trascorsi secondo quelle che erano le nostre stime, secondo quelle che erano poi i dati forniti dal nostro radar, e fortunatamente per Luca Flaminio non è stato così, dunque è riuscito a portare a termine quella che era la sua sosta. Non tutti i piloti si sono fermati, proseguono Drago Levitato, Manuel Juve e Giovi, dunque la classifica viene un po' rimiscolata andando ad integrare quelle che sono le diverse scelte dei vari piloti, ma Luca Flaminio viene segnalato momentaneamente in settima posizione alle spalle comunque di Shumi Legend e di Fabio Surname. Lui era anche prima di entrare in box, dato qua gareggiano, e lo stesso Giovi con Fabio Surname che ha passato la Haas di Giovi, che però rimane molto molto vicina nonostante abbia queste gomme intermedie che però adesso iniziano a dare qualche segnale di cedimento in termini di performance, spostando quella che è l'ago della bilancia ovviamente verso le gomme d'asciutto. Strano che Luca Flaminio abbia perso la posizione a vantaggio di Shumi Legend e Box. Shumi si dimostra letale oggi in quella che è la corsia della pit lane. Il problema per Flaminio è che erano tutti molto vicini. Prima della sosta Shumi era anche riuscito a sopravanzare Lopez, che il garage tra gli ultimi della Haas ha premiato rispetto al primissimo della Red Bull, che ha dovuto aspettare il passaggio di tutto il codone. L'altra Red Bull, quella di Ametrano, ha ricevuto 5 secondi di penalità per aver attraversato la linea la linea di uscita dei box, e la perso tantissime posizioni, quindi credo un errore a gomma fredda forse è andato in testa a coda proprio lì quel tratto, l'interno di curva 1 che è pit lane, è pit exit per la verità, e ha perso tutto questo tempo al box. Ora Drago magari ha provato a fare un giro in più per sperare che insomma la mescola gialla montata da tutti quanti i piloti che si sono fermati si accendesse quanto più in ritardo e cercare di guadagnare qualche posizione. Vediamo se ce la fa. Qualcosa lo ha preso sicuramente rispetto a dove era prima. Passa di legge, adesso segnato in nona posizione, fianco a fianco con Slam. Slam che però può sfruttare delle gomme ben più rodate in temperatura rispetto a quelle di Drago Levitato, che infatti poi cede il passo al pilota McLaren, mentre Manuel Juve si è fermato nello stesso giro rispetto al suo compagno di squadra, una sosta dunque necessariamente più lunga per lui, che rientra in pista in 14esima posizione, dietro di lui solo Cartista in 15esima casella. Ancora bagarre qui tra la Ferrari di Luigi Di Legge e la Aston Martin invece di Lopez, che si era fatto vedere, adesso fa vedere però le spalle di Lopez, che proprio la McLaren di Slam, che dopo aver sorpassato Drago Levitato vuole subito cercare di riuscire a risalire un'altra posizione per andare poi a ingaggiare il duello con Luigi Di Legge. Vediamo Lopez che riesce a resistere in questo frangente, arrivano verso curva 10 per poi entrare definitivamente in quello che è il tratto un po' più guidato e sicuramente più stretto di Singapore, di Marina Bay Circuit, quello che conduce ovviamente alla fatidica curva 13, al tornatino dove l'anno scorso ci fu un contatto credo con Perez nell'ultimo giro di Albon, dove il pilota Red Bull centrò in pieno quella che era la monoposto del pilota Williams, che comunque perse all'ultimo giro quella che era una buona chance per finire appunto in una posizione anche abbastanza nobile trattandosi di una Williams. Intanto Slam non riesce a trovare il pertugio nei confronti di Lopez, che si fa sempre più incessante la pressione alle spalle del pilota Aston Martin, però non si apre il varco necessario. Potrebbe essere arrivato proprio in questo istante l'opportunità che si era cercato Slam, e infatti così si infila all'interno di curva 16, riesce ad avere la meglio nei confronti di Lopez, che gli lascia strada. Ottava posizione per il pilota Aston, sale in settima Slam, che adesso però paga poco meno di un secondo nei confronti di Rilegge, riesce a guadagnare un'altra posizione sfruttando quella che è la sosta di Giovi arrivata all'interno del giro 11. Qua fianco a fianco ancora una volta tra Drago Levitato e Lopeschi che deve cedere ancora una volta il fianco alla W14 di Drago Levitato, e ne approfitta nel frattempo anche Zeta Promauro. Sono ancora affiancati due con la vettura però di Zeta Promauro ampiamente davanti a quella di Lopeschi, che sta un po' soffrendo in questo istante quello che è il confronto con le altre monoposto, nonostante abbia anche lui una gomma media, nonostante poi il resto dei piloti sia su gomma media. In questo istante forse Lopeschi non ha trovato il feeling che riescono a vantare gli altri piloti davanti a sé, e questa dive bomb parte di Luca Bigno, che poi permette anche a Mattia Metrano di riuscire a sorpassare la Aston Martin di Lopeschi, che è in un momento nero veramente. Grande infilata da parte di Luca Bigno, grande confidenza nei freni in condizione in cui la pista non è ancora completamente asciutta, ma Lopeschi sicuramente non si sta godendo il miglior momento della sua stagione. Fossi loro, è il classico momento in cui ma chi me lo fa fare, cioè deve venire a fare la sostituzione, è terzo pilota ufficiale in Aston Martin, ha preso sulle spalle il team visto che c'è sia l'assenza da parte di Alla Chicesco che Miche Mai, ha più volte fatto delle belle gare, tuttavia l'abbiamo visto impietoso dopo la visuale dall'alto, non riusciva a pescare il punto di corda giusto nel T2 quando era inseguito da Stem.
è un ottimo pilota per la Pro League, ma poi nelle fasi critiche, in quei singoli giri, in quel singolo settore che vengono fuori le differenze tra piloti Master e Pro, vedevamo tutta quanta la linea, il serpentone dei piloti Pro andare a sfruttare ogni centimetro di staccata, mentre Lore si teneva più al centro della pista. E poi, tra virgolette, diciamo, non c'è stato rispetto, si è infilato uno, ovviamente tutti gli altri non volevano perdere il treno, si sono infilati tutti, sale magari il nervosismo o la voglia da parte di Lorenzo di non far danni, visto il suo ruolo da terzo pilota, e che matematica alla mano è ancora in corso per il titolo della Pro. E quindi, diciamo, si è chiamato fuori, magari si mette comodo come ultimo vagoncino di questo trenone che va dalla quarta fino alla decima posizione e rimane in zona di DRS. E intanto non so se sia venuto in pista questo sorpasso, non so se me lo fossi perso una volta terminato quello che era il valzer dei pit stop, ma Shumi Legend deve aver sorpassato anche Luca Flaminio, quindi sarei in terza posizione il pilota Haas, commentato in precedenza. Perfetto, me l'ho perso io, ottimo, sempre attenzione, sempre maniacale. Comunque, quinta posizione per Luigi Riegge, che riesce dunque ad approfittare anche della sosta di Giovi a corsa. Luigi Rifà ritorna più o meno in quelle che erano le posizioni in cui lo avevamo lasciato, lui credo partisse sesto alle spalle di G-Sport, alla fine è nella sua posizione di partenza Luigi Riegge, mentre ben diversa è la situazione per il suo rivale in classifica Jay, che adesso è al comando del gruppo con oltre 5 secondi e mezzo di vantaggio nei confronti di Fabio Surname, complice ancora una volta quest'oggi, come è accaduto molte volte nel passato quando si parla di G-Sport, una strategia orchestrata nei minimi dettagli. È partito su gomma intermedia come lui solamente Lopensky ed è riuscito anche a indovinare, ovviamente tramite suggerimento della direzione gara con il comunicato dell'attivazione del DRS, ma è riuscito a interpretare al meglio quella che era la decisione della direzione gara e a cambiare poi di conseguenza i pneumatici all'interno della tornata più corretta e a conservare quella che era la leadership della gara, che aveva ottenuto sacrificando quella che era una partenza. Ha dovuto stringere i denti in quelle prime fasi, controllare al meglio quella che era una situazione circostante per evitare di essere assorbito in dinamiche poco conveniente e essere coinvolto in incidenti che avrebbero immediatamente compromesso quello che è il suo risultato attuale. Certo, pesa sulla sua testa ancora questa penalità di 3 secondi accumulata proprio in quelle prime fasi che abbiamo descritto, in cui la sua Alpine ovviamente non poteva garantire il massimo della performance. Sì, è veramente l'unica macchia per quanto effettuato da Jay, altrimenti sarebbe stato anche troppo, dai, uscire anche senza nessun contatto e penalità, quindi grandissima pescata da parte sua. Anche Flemin, insomma, se andiamo a fare i conti, è uno di quelli che dalla sua strategia ha guadagnato di più, visto che scattava dalla nona posizione, è risalito fino alla quarta, per un momento è stato in zona podio, quindi... alcuni piloti hanno davvero pescato delle ottime carte. Lo stesso Lopez, che comunque era lì in top 5, e poi, come detto, dopo che la pista, adesso che è praticamente asciutta nel giro di uno o due giri, è venuta fuori la differenza di categorie, e quindi adesso sta perdendo posizioni, sta arretrando, magari spererà in una safety car per una matta finale, ma come già detto in precedenza, per lui è più che sufficiente onorare l'impegno preso da terzo pilota Aston Martin, che altrimenti questa sera non avrebbe schierato nessun pilota in pista, ovviamente sperando magari che poi per la prossima settimana, quando andremo in Giappone, ritroveremo sia Mike che Lucky Cesco, entrambi piloti di altissimo valore. Lo stesso Cesco ultimamente in grande performance, con diversi podi conquistati, si è decisamente sbloccato. Serie di giri veloci, insomma, la pista, come detto, sta continuando a migliorarsi giro dopo giro. E altro pilota su cui sarebbe opportuno spendere qualche parola, Drago Levitato, errore nelle fasi iniziali per lui, strategia che lo ha premiato, adesso è rientrato in top 10 alle spalle di SDAM, sotto al secondo sempre del pilota McLaren, e quindi anche abbastanza vicino a tutto il resto del gruppo, fino alla vettura di Shumi Legend, che paga 7 secondi e 7 nei confronti di Fabio Surname. Lì davanti le prime tre posizioni sono ben distanziate, ci sono dei gap abbastanza evidenti, più evidenti nelle prime tre posizioni che rispetto a coloro che invece occupano il centro gruppo, dove la rivalità, dove la competizione è molto più serrata. Lo si può evincere da queste immagini che inquadrano proprio la Haas di Shumi Legend, che viene inseguita a serpente da tutte le altre monoposto dietro di sé, fino a quella di Z Pro Mauro, fino all'Alpine proprio, che occupa l'ottava posizione, e a breve potrebbe anche rientrare Mattia Metrano, che è a un secondo e tre di distanza rispetto all'ottava posizione di Z Pro Mauro, e sfruttando forse questo ritmo più rallentato
per la permanenza di tante vetture a stretto contatto, potrebbe anche lui andare a comporre un altro puzzle di pezzo di questo serpente di vetture. Mentre giro veloce per G-Sport, un primo 34-0, come dicevi tu, fioccano i record sul giro in gara, si continuano a susseguire i vari piloti, testimoniare ovviamente il fatto che la pista è andata incontro a un miglioramento piuttosto repentino, mentre qui viene segnalato quello che è l'andamento dei giri tra Fabio Surname e G-Sport. G-Sport che riesce a guadagnare qualcosa nei confronti di Fabio, anzi Fabio riesce a guadagnare qualcosa nei confronti di G-Sport mediamente con un andamento di 126 millesimi a giro, quindi comunque dei passi gara abbastanza simili tra i primi due piloti in pista. Sì, in queste condizioni è veramente il caso di dire chi si è trovato la pozzanghera o quella percentuale più di umidità su un determinato cordolo, già diciamo è il primo esploratore delle condizioni del tracciato, che sono pressoché perfette in questo momento. C'è forse qualcosa nel T2, ha visto molto interno Fabio, lì di solito è molto sensibile il gioco per quanto riguarda gli avvisi, quindi attenzione alle eventuali penalità che per il momento non cambierebbero le posizioni. Con una safety car negli ultimi giri sarebbero un dramma per i piloti che poi le dovranno scontare. Fabio al momento ha solamente un warning, solamente un avviso dalla direzione gara, un avviso che non ha niente a che fare con il limite della pista, ma una collisione probabilmente avvenuta nelle fasi iniziali e infatti è stata proprio riscossa all'interno della prima tornata di gara, dove ovviamente l'estrema compattezza delle vetture, le condizioni proibitive in quella che era una pioggia battente con un'intensità incredibile, quello che poi sono le caratteristiche anatomiche proprio di un circuito cittadino, hanno ovviamente indotto vari piloti a dover fare dei leggeri contatti, dei leggeri tocchi tra le varie parti delle loro vetture. Qualcuno ha anche esitato in un danno, ci riferiamo ovviamente a Marco Ganu, anche a Mattia Metrano, che egli stesso ha un danno a carico del fondo e che giustamente i piloti poi sono stati coinvolti poi nel corso della loro gara, non potendo più contare sulla massima performance da parte della loro vettura, mentre Drago Livitato riesce a difendersi nei confronti di Z Pro Mauro, che dunque rimane in ottava posizione, si sono un po' più distaccati rispetto ai piloti che stavano davanti. Infatti Sdem è fuggito a circa un secondo e mezzo di vantaggio rispetto alla W14 di Drago Livitato, che forse in questo istante non riesce a replicare il passo dei piloti dinanzi a sé, nonostante avesse messo segno un gran giro in qualifica, solamente 19 millesimi più lento rispetto a quello che era poi il riferimento fissato per la pole position da Fabio il Surname. Un po' di spazio anche ai piloti che per almeno per il momento, complici le scelte strategiche e un inizio di gara decisamente all'attacco sul bagnato, non ha per ora fruttato. No, torniamo con le immagini su Metrano, perché credo che Z Promoro sia in grande difficoltà, ma forse era un piccolo colpo di lag, poiché per un momento l'avevamo visto sotto al decimo nei confronti di Mauro, che la perde qui staccata al tornantino, un errore tipico quando si torna sull'asciutto con la ripartizione della frenata, il bilanciamento che torna ad essere spostato sul posteriore, lì è facile che si vadano a commettere questi errori. Grande bagarre con Metrano, che tenta in ogni modo di infilare il naso della sua Red Bull, e Biggio primo spettatore di questo duello davvero arrembante con la Red Bull di Ametrano, e anche Red Bull nel giro precedente con Flaminio all'ultima chicane lo abbiamo visto decollare sul cordolo, saltare in maniera molto aggressiva sul cordolo lì di destra, andando a prendere proprio con il centro del musetto la parte iniziale del cordolo, e quindi sobbalzare vistosamente. Inizia la tornata numero 19 per i vari piloti che transitano proprio in questo istante sul traguardo, anzi pardon, la 18, e nulla è cambiato essenzialmente di davanti, tutto rimane abbastanza costante, così come lo è il gap tra G-Sport e Fabio Surname, che ha solamente guadagnato 3 decimi nelle ultime due tornate e mezzo, quindi un gap praticamente che è rimasto invariato, al leggero favore ovviamente di quello che sono gli interessi del pilota Sauber, mentre le emozioni più grandi continuano a fornircele questo trittico di piloti che include Z Pro Mauro, Mattia Metrano e Luca Bigno. Drago Livitato è riuscito ad archiviare la pratica Z Pro Mauro, riuscendo a guadagnare qualche secondo di vantaggio proprio per evitare l'utilizzo del DRS da parte del pilota Alpine, dunque può stare sicuramente più tranquillo Drago Livitato, che è riuscito anche a ricongiungersi con il gruppo di piloti che si snoda da Shumi Legend proprio fino alla settima posizione occupata dal pilota Mercedes. Mauro sicuramente ha perso il terreno grazie a quella sbavatura proprio in ingresso alla 13, che poi non gli ha permesso di riuscire a mantenere il contatto con il retrotreno di Drago Livitato, e adesso infatti sono molto più distanti, diversi metri che li separano.
qui adesso la situazione è cambiata, perché sicuramente i piloti dovranno andare a effettuare un'altra sosta, in quanto queste gomme medie non arriveranno fino alla fine raffa. Tu più o meno riesci a dare un'indicazione della durata di questa gomma gialla, in modo tale da riuscire a fare più una previsione più o meno accurata su quello che sarà saranno le tornate incisive per andare a determinare quelle che poi saranno i pit stop? Vedendo ieri la Pro, non tanto la prima gomma media che abbiamo montato quasi tutti, poiché c'è stata una safety car di mezzo, insomma è stata molto sfruttata nel cambio di mescola da intermedia a slick, la seconda media invece molti piloti hanno qualche pilota ha utilizzato una ventina di giri di vita, di pura prestazione, e poi ha cominciato il calo, quindi penso che insomma, una finestra comoda sia gialla-gialla-rossa, lì davanti lungo Flaminio e trascina fuori Sciumi. Qui contatto tra la posizione destra di Flemmi nella pancia sinistra della assa di Schumi, che ovviamente risponderà con grinta e volontà qui al richiamo sulla destra. Prova a ritagliarsi uno spazio anche di legge. Insomma, staccata un po' forzata questa parte di Flemmi, che ha indotto Schumi a mostrare i muscoli. Tra l'altro sui social anche li mostra spesso. Lo vediamo nelle stories. E tra l'altro, insomma, seguite anche su Instagram un po' i vari piloti, Formula Italia Team, ci si diverte ogni tanto anche con qualche mimino. E sorpasso, sì, un po' forzato da parte di Flemming, che sembra senza danni dal live timing si sia risolto. No, un piccolo danno al fondo per Schumi, tuttavia l'elevato carico aerodinamico con la quale si viaggia su questa pista non dovrebbe, dovrebbe abbondantemente compensare questo piccolo danno che ha ricevuto. Devo dire che i due piloti abbonati ai danni al fondo sono Schumi Legend e Marco Gano. Schumi Legend aveva anche un danno nel round numero 12 di Monza, solo che lui credo fosse ignaro fino al post-gara, dove abbiamo rivelato questo piccolo dettaglio che ovviamente è andato a gravare sulle prestazioni della sua Haas, però che non gli ha... Non gli ha recluso la possibilità di mettere a segno un ottimo risultato, concludendo addirittura a podio. Quindi sicuramente uno Schumi Legend che ha saputo stringere i denti, ignaro il fatto di avere un danno, e forse ancora questo va a testimoniare quello che è il talento del pilota in forze al team americano. Per adesso Luca Flaminio, dopo quel disperato tentativo di sorpasso, rimane comunque alle spalle di Schumi Legend, non sembra nemmeno essere così tanto vicino per poter provare un tentativo, ne aveva cercato di approfittarne Luigi Rilegge, che adesso invece appare ben più distaccato, forse ha patito quello che è stato il ritmo impresso dai piloti davanti a sé nell'ultimo giro. Immaginiamo che si potrà poi ricongiungere con una certa facilità. Ad ogni modo rimane ancora spettatore in questo confronto diretto tra Schumi Legend e Luca Flaminio, che giusto negli ultimi istanti si è di nuovo fatto sotto, si è di nuovo avvicinato in maniera abbastanza fastidiosa per quelli che sono gli specchiati di Schumi Legend, che potrebbe aspettarsi un attacco di qui a breve. Ricordiamo che dopo curva 13 sarà di nuovo disponibile il DRS, una delle tre zone se non erro in cui il DRS viene attivato. Una è il rettilineo, la successiva è quella tra curva 6 e 7, poi dalla 13 alla 14 se non erro, Raffa. Sì, sì, tutto giusto. Meno male, non giro da un po', quindi anzi da un bel po'. Quella sul rettilineo principale come zona di attacco non è un granché, anche perché curva 1 e 2 il pilota che si trova a difendere all'esterno, diciamo, può tagliuzzare la 2 sebbene sia controllata dalla DG, tra virgolette giustificandosi con il fatto che il pilota all'interno lo ha forzato a tagliare, ma è tanto la linea che ti porta, diciamo, ad accompagnare il pilota all'esterno, il cordolo interno è molto alto, quindi sia sotto sterzo si arriva facilmente al contatto, quindi non è un'ottima zona di sorpasso, decisamente più comoda quella la seconda che affronteranno tra poco questo gruppetto di piloti che porta alla staccata di curva 8. Intanto rapido sguardo lì davanti in cui Fabio Surname ha perso quei tre decimi che aveva guadagnato nei confronti di Sport, quindi situazione più stazionaria che mai per quanto riguarda la lotta al vertice per la vittoria per le posizioni a podio, mentre tutto è ancora da decidere per colui che salirà sull'ultimo gradino riservato a chi potrà bere lo champagne. Ancora molto molto insidioso alle spalle di Schumi Legend e Luca Flaminio, che adesso rischia addirittura di tamponare la vettura di Schumi. Non so se ci sia stato il contatto, la reazione di Flaminio non è avvenuta, quindi credo che tutto alla fine si sia svolto regolarmente, rimasto impassibile Luca, che possiamo vedere tramite la sua postazione di guida. Adesso ha perso qualcosa nei confronti di Schumi Legend, qualche metro, ma nulla di che, potrebbe tranquillamente riproporsi nelle fasi immediatamente successive, come dicevamo subito qui in uscita da curva 13. Anche in questo caso il rettilineo ovviamente non è particolarmente lungo, come del resto per tutta l'estensione del tracciato di Singapore, ma sicuramente l'utilizzo del DRS permetterà a Luca Flaminio di riguadagnare un paio di decimi che potranno metterlo ancora più nelle condizioni di poter affondare un sorpasso nei confronti di Schumi Legend, che ricordiamo adesso dovrà destreggiarsi con questo piccolo danno al fondo, che come diceva Raffa sarà sicuramente meno evidente, meno impattante
pesante sulle performance come in altri circuiti, in virtù del carico maggiorato che si adotta sul tracciato di Singapore, ma che sicuramente andrà comunque a dare un contributo in negativo a quelle che saranno le prestazioni di Xiumin Engel. Transitano sul traguardo adesso i piloti per iniziare la propria 22esima tornata, sempre al comando di questo piccolo gruppetto Xiumin Legend. Vedremo se sarà la tornata decisiva per il sorpasso di Luca Flaminio, che potrebbe aver approfittato anche di questi 2-3 giri condotti alle spalle di Xiumin per ricaricare la propria batteria, mentre si fa vedere di legge che è all'esterno, protegge la traiettoria interna. Qui Luca Flaminio deve andare in una traiettoria semidifensiva in maniera preventiva per evitare che di legge inserisca il proprio muso anteriore per cercare di prendere la posizione. Sono ancora affiancati due, con di legge ben più affiancato in questa situazione, sembra essere addirittura davanti. Infatti è così, Luigi Di Legge riesce ad approfittare di Luca Flaminio, forse di una distrazione da parte del pilota Red Bull. Sala in quarta posizione, era riuscito a pianificare probabilmente questo attacco stando alle spalle di Luca nei giri precedenti e soprattutto andando a mettere quanta più energia possibile nella sua batteria ibrida, mentre abbiamo un'altra scena qui con Sdem e Drago Levitato che riesce a passare la McLaren di Sdem, che è addirittura andata anche al bloccaggio delle ruote anteriori, dunque non riuscendo a impostare nella maniera più ottimale possibile la traiettoria per la successiva curva. Drago Levitato comunque sarà in sesta posizione dopo essere scivolato praticamente all'interno delle ultime caselle nelle fasi iniziali di questa gara, in virtù di un errore occorso proprio nei pressi di curva 1. Sdem, qui ci siamo forse un po' persi la dinamica esatta del sorpasso, Raffa, no? Io non l'ho vista. Sì, adesso lo recupero perché stavo vedendo essenzialmente la diretta, è vissuta su una tua timeline, una mia più avanzata di poco 3 secondi, ciò che vedo e che vedono anche i ragazzi live e ciò che vedo io in diretta degli altri piloti, quindi sono 3-4 timeline con un delta di pochissimi secondi da mettere insieme. Adesso vi recupero quanto è accaduto a Sdem, che credo ha ricevuto più volte dei colpi al posteriore da parte di Drago, modalità turismo sotto questo punto di vista, vettura a ruote coperte, qualche bacino, qualche bussata da dietro, almeno ciò è sembrato dalla modalità spettatore. Adesso recupero quanto è accaduto a Sdem, credo un errore in frenata, magari un piccolo sovrasterzo, quello ha poi gli ha compromesso l'uscita. Raffaele oggi meglio di Sky, con questi suoi 1000 schermi da mettere insieme, da congiungere, quindi veramente grande lavoro da parte di dire lui. Che dico diverse stupidaggini, ma almeno do tutte le colpe su di me. Ho sentito questa oggi su Sky con Mazzini, se ne sono sentite tante. Sì, purtroppo non ho avuto il piacere di ascoltare. Preferirei l'audio ambientale, con il massimo rispetto a livello professionistico. Errore per Zeta Brumaro, vedi, appena rischio le cause, i piloti mi danno una mano in questo modo. Sempre attento anche Raffaele, nonostante i suoi 1000 compiti durante queste gare. E vedere gialle che ovviamente vengono ritirate in questo momento per la ripresa del corretto svolgimento di gara per Zeta Promauro, che dunque riprende in... lo vado a ripescare in 13esima posizione, se non leggo male, esatto, il pilota Alpine dopo il suo testacoda, mentre lì davanti terzo ancora Xiumin Legend, questa volta però è cambiato il pilota che si trova alle sue spalle, la rossa di Maranello condotta da Luigi Di Legge, entrambi motorizzati Ferrari. Di Legge anche in questo caso, proprio come avevamo osservato per Luca Flaminio in precedenza, molto vicino al retrotraino della Haas VF23, se non erro il modello di riferimento per la stagione appena decorsa per il campionato di Formula 1. Arrivano sul traguardo mentre ci siamo con il replay del sorpasso su Sdem. Vai Raffa. Immagino un errore in frenata, perché sì, la freccetta di Drago è abbastanza lontana, sebbene si avvicini molto, quindi forse una bussata da parte di Drago al posteriore è arrivato al posteriore della McLaren di Sdem, e in questo modo diciamo ha trovato il varco Drago lievitato. Non mi sento di dare troppe colpe, mentre che subito Di Legge è molto dinamico in questa fase di gara, si è andato a prendere 3 posizioni, prima su Sdem, poi su Flaming, adesso anche su Xiumin, decide di cambiare ritmo, un ritmo che in effetti si è, non dico plafonato, ma Xiumin si è messo tra virgolette comodo, per quanto si possa stare sereni in questa Master. Si è affacciato Drago per farsi vedere nei confronti di Flaming, sembrava quasi voler lasciare strada ai piloti dietro per qualche noia tecnica, un ritmo tra virgolette comodo che è arrivato a 13 secondi rispetto a Fabio il Surname in una decina di giri all'incirca, forse qualcosa di più, insomma, da quando siamo andati a montare questa mescola media, nel mentre che Fabio lì un granello alla volta, la brava formichina è riuscita a chiudere un secondo rispetto a J-Sport.
Esatto, Fabio si è avvicinato negli ultimi giri e come dicevi tu, un ritmo di Schmilengen molto molto tranquillo. Erano 7 secondi e 7 i secondi che separavano Fabio da Schmilengen nel momento di uscita dalla pit lane dopo aver montato le gomme da asciutto. Adesso sono 13 e mezzo quasi, quindi sicuramente un ritmo che non è riuscito a pareggiare le prestazioni dei piloti di davanti, mentre viene fornito un altro aggiornamento live su quelli che sono i passi di gara espressi da Fabio Sorname e Jacopo Rochita, con un vantaggio che va nella direzione di Fabio per circa 3 decimi a giro nei confronti del leader di gara. Vediamo la tendenza in quelle che sono state le ultime tornate, un gap che si è aperto soprattutto all'interno dell'ultimo giro, dove sono stati collezionati ben 5 decimi di vantaggio sul tempo secco da parte di Fabio Sorname, che potrebbe diventare una minaccia sempre più concreta alle spalle di G-Sport. Adesso è sceso ulteriormente il cronometro, 4 secondi e 2 di ritardo rispetto alla vetta, quindi probabilmente inizia a spingere anche un po' di più Fabio Sorname. Non sappiamo se G-Sport stia cercando di gestire al meglio queste gomme per andare a effettuare un'altra scelta strategica e quindi cercare di chiudere le gara sempre su gomma media, che credo sia comunque possibile, Rafa, perché siamo andati su gomme da asciutto intorno all'ottavo nono giro. Due gialle è difficile. Io credo che, visto quanto equilibrio c'è, nessuno voglia prendersi il rischio di tirare troppo una gomma. Credo andranno tutti comodi su una bianca per il finale. Ecco, siamo al quindicesimo giro percorso su questa gomma, credo 5 giri, e poi qualcuno potrà cominciare a ragionare su un undercut che anche da gialla usurata rispetto a una bianca nuova si fa sentire e andare fino alla fine. Sebbene la chat, sempre bello leggerli molto attenti, è previsto tra una mezz'ora un'ulteriore bombetta d'acqua. Fossimo in Azerbaijan a Baku, sarebbe la vecchietta che va a innaffiare i fiori a curva 8, poiché davvero è prevista una piccola bomba, 5 minuti e poi almeno 5 minuti, non ce n'è tanta certezza, perché tra 15:30 e tra 30 e 45, quindi potrebbe durare una 25 minuti così come 5, quindi c'è questa variante abbastanza intrigante. I piloti sotto questo punto di vista dovrebbero avere più informazioni dal loro ingegnere, mentre che ha perso posizione Schumi, poiché va ai box, è il primo quindi a cambiare strategia. Ecco, questa bomba d'acqua, sebbene credo durerà soltanto pochi giri, potrebbe aprire a una gialla adesso, intermedia e poi rossa nel finale. Sarà da valutare soprattutto quella che fare undercut e prendere tante posizioni davanti. Ha fatto lo stesso Lopez, che fra l'altro si era fermato il giro precedente, anche Giovi e Cartista ora in box, quindi diversi ragionano ad andare all'attacco in questa fase, soprattutto i piloti fuori dalla top 10, per chiudere il gap, fare undercut e ricompattarsi con i piloti davanti, anche Drago sulla rossa, quindi giro importante. Trovano a sperare a questo punto che la pioggia sia comunque di un'intensità tale da richiedere la gomma intermedia, perché comunque, come dicevi tu, balliamo un po' in quella che è l'insicurezza, non sappiamo quanto durerà di preciso questa precipitazione sul circuito di Marina Bay, non sappiamo se durerà 5 minuti, 10, 25, perché il gap è molto molto ampio, fornito dal live timing. Dunque, contatto credo forse di Drago lievitato sulle barriere, non so se è stato un lag, forse, perché Drago credo che sia uno dei piloti afflitti da questo tipo di problematica. Ad ogni modo non viene segnalato nulla sul live timing, dunque quello che per lui si sia trattato semplicemente di un piccolo effetto visivo. Ad ogni modo loro confidano che la pista dunque si bagni tale da poter richiedere il cambio pneumatici e andare su una gomma intermedia. Se così non fosse, ecco che la strategia potrebbe subire dei cambi non così catastrofici, però sicuramente non sarebbe l'ideale come stanno progettando in questa fase. Mentre si è avvicinato ulteriormente con un balzo in avanti piuttosto netto Fabio Sorname, 3 secondi e 2, credo che abbia guadagnato un secondo negli ultimi due giri, quindi una media di 5 decimi al giro nei confronti di J-Sport. Intanto giro veloce per Drago Lievitato che, come abbiamo detto, anche lui è su gomma soft, quindi può sfruttare al meglio quello che potete della gomma rossa. Se andiamo a prendere in considerazione i tempi messi a segno da J-Sport negli ultimi due giri, ha messo a segno a cronometro un 35.1 e un 35.4 rispettivamente alla tornata 25-26, mentre lo stesso Fabio Sorname ha girato costantemente sotto il 35 con 34.7 e 34.8, quindi più o meno si ritornano quei 5 decimi che avevamo calcolato molto sommariamente qualche istante fa, una differenza di ritmo che inizia a diventare abbastanza importante tra i due piloti. Rimane comunque abbastanza ampio quello che è il tesoretto di G-Sport, sempre 3 secondi su cui poter contare, sempre 3 secondi su cui poter fare affidamento, che eventualmente credo che gli garantiscano anche una certa protezione rispetto ad un undercut di Fabio Sorname.
mi dispiace offrire una possibilità di non dormire al buon Marco Luconi questa sera, però avevo visto in precedenza nel timing che Jay ha ricevuto due avvisi, ha scattato la penalità al secondo avviso essenzialmente, al quarto giro ha ricevuto l'avviso per insomma exceeding the track limits e poi anche insieme il taglio della curva, quindi o al Singapore Sling magari ha tagliato totalmente sulla destra e ne ha ricevuti due lì, oppure sono tre secondi diciamo diretti, più ha già due avvisi, sebbene il left timing ci mostri tre avvisi. Insomma, le particolarità con The Master, il buon Lopez che non è così approfondito nel riuscire a scavarle tutte quante. E attenzione a Dragoni Evitato, perché è arrivato sia alla corte di Marco Gano tra un poco, ma in questo momento è già davanti a tutto il gruppetto di legge Flamin e Stem, perché per la sosta ci vogliono 23-25 secondi all'incirca, quindi essendo a 34 dalla vetta è già a 17 da di legge, quindi comodamente davanti a quel gruppone che gli tarpava le ali. Dunque una strategia per Dragoni Evitato che sembra stia lavorando nella maniera più ideale nei suoi interessi, poi dovrà andare a fare i conti con quello che sarà il momento delle soste degli altri avversari al netto di safety car o virtual safety car, che potrebbero ovviamente cambiare quello che sarebbe il normale svolgimento, il normale decorso del Gran Premio. Andiamo a vedere, anche dal timing, se arrivano delle informazioni più utili su quello che sarà la tenuta del meteo. Tra 15 minuti o poco o meno ne sapremo di più. Drago, è il momento di tornare in pista, perché Drago con questa rossa alla massa, al tornantino, però poi è troppo angolo, non può chiuderlo. Gano non riesce a resistere, dunque rimane in nona posizione, ma si riproporrà sicuramente qua Drago Lievitato, che con il DRS potrebbe insidiarsi all'interno della 14, infatti così tira la staccata nei confronti di Marco Gano, che forse avrebbe voluto provare un incrocio traiettoria, che però non ha successo, dunque rimane in nona posizione Drago Lievitato. E l'unica cosa che è cambiata dal lifetiming, non ha aggiornato effettivamente quelle che sono le tempistiche, l'unica cosa che si sta aggiornando è il cambiamento di umidità, perché prima era segnalato con un 81%, poi è passato a 72% e adesso a 69%, quindi dovrebbe essere abbastanza lieve, abbastanza veloce come pioggia quella che ci aspetta, dunque credo che si tratterà di un circa 5-10 minuti, anche se non possiamo dirlo con sicurezza, perché già tra un quarto d'ora inizierà a salire l'umidità della pista, arriverà intorno al 47%, quindi ci sarà sicuramente una progressiva transizione verso quelle che saranno le condizioni meteorologiche differenti. Però immagino che non sarà così lunga come pioggia, credo un 5-10 minuti. Credo i singaporeani, mentre che ordine di scuderia e Mercedes via libera tra Dragoni Evitato appartengono al Juve, pagherebbero per un tasso di umidità che c'è in questo momento in pista del 6%. Insomma, è una zona geografica dove insomma, i piloti, anche nella realtà, effettivamente una delle gare più faticose anche sotto questo punto di vista, si suda e si perdono le guidi anche soltanto a star fermi. E sì, adesso si continua ad aggiornare il lifetime, che siamo passati al 62. Allora, si è aggiornato da vi recupero intanto l'immagine anche per i ragazzi che ci seguono in live, sebbene dovete andare sul sito www.formatariantim nella sezione statistica, la voce tracker lifetime, vi dovete soltanto prima registrare, ma non ci sono abbonamenti, non c'è nulla, è tutto gratis per vivere la gara in maniera più approfondita. Quindi tra 15 minuti arriverà la pioggia, ed è una pioggia che almeno durerà da lifetime 15 minuti, quindi abbiamo qualche informazione in più in questo momento. È una pioggia di 15 minuti, effettivamente la gomma intermedia dovrebbe essere richiesta, quindi a quanto pare la scelta di Dragoni Evitato e di tutti coloro che hanno montato un nuovo treno di gomme nell'ultimo pit stop sembra che in questo momento possa premiare, sembra che possa essere più favorevole rispetto alle decisioni altrui, in quanto poi al momento della sosta saranno comunque anche loro avvantaggiati, dovrebbero riuscire ad avere un certo vantaggio, giusto? Sì, è il momento insomma dove Drago deve chiudere la sosta che ha fatto, quei 23-25 secondi all'incirca, per stare davanti, e tutti gli altri invece sperano di poter arrivare fino alla fine. Comincia a muoversi anche Sciomi con la gomma rossa 9, mentre che diamo un po' di spazio anche ai piloti fuori dalla top 10, tornata a premiare i primi 10 per quanto riguarda l'assegnazione dei punti validi per la classifica iridata. Lucio Manno, cartista 98 CRG, campione in carica alla Pro League sul capitolo 2022, tornato in Master League dopo una pausa dopo aver esordito la sua carriera in Pro, poi una pausa per impegni sportivi insomma a bordo di kart. E spazio anche a Zeta Pro Mauro Perazzo, che ormai dal sicuro almeno il 2017 dovrebbe essere ininterrottamente nei nostri campionati, anche per lui diverse comparse in Pro League con anche vittorie del GP e poi
in Master da almeno 3 anni, Giovanni Costa, giovi dopo l'esordio in Prime, essenzialmente non ricordo se ha corso in Sport o poi è subito passato alla Pro nel 2021, comunque anche egli cresciuto tantissimo, già veniva da grandi esperienze in altri campionati per quanto riguardava le distanze di gara al 50 e 100%. Lorenzo Tamori, terzo pilota Aston Martin, l'unica vettura inglese in pista vista l'assenza dei due ufficiali Michemai e Lachicesco. Lopeskin, dodicesima, in attesa di cogliere il momento giusto, magari una safety car o la bomba d'acqua che potrebbe riportarlo nella zona punti. E poi Marco Gunn, che insomma ha fatto il suo a Silverstone, è già arrivata per una gioia stagionale. Per il resto credo ci sia da accudire il figliolo, che già con la Pro del 2021 gli aveva, diciamo, messo qualche pensiero in più, non un secondo ma qualche decimo credo che di allenamento glielo ha portato via, quindi credo sia semplicemente felice di essere in pista in questo momento. E intanto stavo dando anche un'occhiata ai warning, non solo per J-Sport ma anche per Fabio Surname. Lui ne ha due a suo carico, ovviamente, quindi sarà più attento in queste fasi nel andare troppo aggressivamente sui limiti della pista. Non so se l'altro l'abbia accumulato proprio nel momento in cui lo aveva manchiato, in cui sembrava proprio che avesse tagliato con estrema sicurezza e aggressività l'interno di curva 10. Ad ogni modo dovrà gestire al meglio questa seconda parte di gara, in quanto non dovrà ottenere i 3 secondi di penalità che momentaneamente sono proprio carico di J-Sport, e che momentaneamente, se la gara dovesse concludersi con questi distacchi, andrebbero ovviamente a premiare sul gradino più alto del podio l'Alfa Romeo di Fabio Il Surname. Ricordiamo che manca tutta un'altra metà di gara da seguire, con un arrivo, uno altro scroscio di pioggia che andrà a caratterizzare questa seconda metà, e con forse anche qualche virtual o safety car che potrebbero contornare la parte rimanente del Gran Premio. Dando un rapido sguardo a quelle che sono le performance di Drago Di Vittato, adesso è riuscito a salire in settima posizione, che credo fosse più o meno la casella in cui aveva poi effettuato il pit stop per andare su questo nuovo terreno di gomme rosse, quindi adesso è riuscito a pareggiare quella che era la sua posizione di partenza. Tutto quello che conseguirà da questo momento sarà poi tanto di guadagnato per quanto riguarda la strategia e la gara del pilota Mercedes, che non è partita sotto i migliori astri, mentre ho visto forse un lungo di qualcuno, però non vengono sventolate le bandiere gialle. Dunque tutto che procede sotto le normali condizioni di gara, tutto sotto le normali condizioni di bandiera verde. Di legge è riuscito a rimanere in terza posizione, ma non è riuscito a almeno ridurre quello che era il gap accusato rispetto ai primi due, rimane sempre intorno ai 14 secondi. Tuttavia riesce a resistere alle angherie di Flaminio alle sue spalle e di Stem. Dunque un buon ritmo quello espresso da Luigi Di Legge, che è abbastanza simile, se non erro, a quello dei primi due piloti. Lui ha girato in 35.3, 35.2 negli ultimi giri, lì davanti J-Sport ha girato addirittura più alto di lui. Credo che un discorso diverso sia da applicare per Fabio Surname, che invece è anche abbastanza simile a Luigi Di Legge, quindi una prestazione che si è più o meno standardizzata tra tutti i piloti, complice forse anche il fatto di un'usura che inizia a farsi sentire su questo tipo di gomme. Per rispondere al volo al dolce, sempre bellissimo, tu comunque dalla chat, salutando e rimando di nuovo i ringraziamenti a tutti i ragazzi che ci stanno seguendo questa sera in live, che ci domanda se magari sono due avvisi per J-Sport di questa fantomatica penalità. Ecco, io ricordavo che a corner cutting ci fosse il per due quando sono due avvisi simili in questo giro, invece c'è questo guadagno di tempo che o al Singapore Sling ha tagliato interno e gliene ha dati due in questo modo, oppure ha effettuato un errore in quel frangente e poi in un sovrasterzo tagliato sulla destra, insomma erano giri immagino di forte crisi proprio con l'intermedia, quindi insomma, se sarà sul podio glielo domanderemo, altrimenti come detto magari è molto più semplice di quanto la sto complicando la situazione. È effettivamente magari un taglio puro e ha preso penalità giusta, diciamo, vedremo. Intanto viene fornita anche una classifica provvisoria che vedrebbe J-Sport salire in testa della classifica con 3 punti di vantaggio nei confronti di Di Legge, rimarrebbe fermo a quota circa 175-177, non ho visto con precisione quello che fosse il dato riferito a Fabio Surname. Quello che è proprio importante è che ci sarebbe un cambio di guardia, il terzo cambio di guardia di stagione, no, anzi quarto, perché il primo Gran Premio è andato nelle mani di Drago Di Vittato, poi è riuscito Fabio Surname a prendersi la vetta, successivamente Di Legge, e poi oggi, se la gara dovesse finire con un trionfo di J-Sport, sarebbe lui a dover riscuotere lo scettro del comando da Luigi Di Legge e raggiungerebbe a quota 3 successi stagionali, come abbiamo già detto più volte nel corso di questa live, Drago Di Vittato e Fabio Surname. Dunque sarebbero gli unici 3 piloti ad avere rispettivamente
più due o più vittorie a carico nel corso di questa stagione. Tutti gli altri vincitori, ricordiamo i Shumi Legend, Sdem, Marco Gano e lo stesso Luigi Legge, rimangono tutti a quota un trionfo in questa Master League 2023-2024. Siamo proprio on board adesso con Drago Livitato, che aveva un gap di 3 secondi nei confronti di Mattia Metrano, 3 secondi che sono stati tutti recuperati e potrebbero essere adesso il momento del cambio per quanto riguarda la sesta posizione, in quanto si annida all'esterno qui della pista, si fa semidifensivo Mattia Metrano, che è ancora abbastanza davanti a Drago Livitato, quindi in postazione di curva 6, contatto tra le due vetture, viene spinto fuori Drago Livitato, che però resiste, si prende l'interno per la 7, allora è davanti, riesce a prendere questa settima posizione, prevale poi però in accelerazione e in trazione quella che è la RB19 di Mattia Metrano, che allora si riappropria della sua settima casella, ma non vuole buttare la spugna qui Drago Livitato, che alla 10 si fa strada per forza di cose, lì in due non si passa, una velocità che si percorre quella curva che ovviamente non lascia scampo ai vari piloti, riesce a guadagnare la sesta casella, pardon, mi ero sbagliato, dunque Drago Livitato adesso può mettere nel mirino quella che è la McLaren di Sdem e successivamente anche poi quella che sarà la seconda RB19 in pista di Luca Flaminio, in quello che è un gruppetto che è sempre rimasto compatto, con l'eccezione fatta per Drago Livitato, che nel frattempo ha montato un altro trono di gomme guardando sulla gomma rossa, che in questo momento gli sta dando molta più prestazione rispetto a tutti i piloti che lo circondano. Arcigna la difesa da parte di Ametrano, che sebbene con del micro lag da parte di Drago, che ha accentuato magari alcuni movimenti, alcuni bacini alle barriere, è stata davvero dinamica e complicata. Sorpasso intanto da parte di Drago nei confronti di Sdem, che tenta di difendersi, ovviamente si gioca ad una posizione, visto che sì, Drago si è fermato, ma questa gomma rossa non arriverà comodamente fino alla pioggia che aspettiamo tra una decina di minuti, quindi è più che lecito per questi piloti difendere la loro posizione. Drago Livitato, che allora adesso alle prese con Simone Fracchiolla, che venderà cara la pelle, anche perché dinanzi a sé ha due piloti che stanno giocando per il podio, quindi è in tutti i suoi interessi riuscire a mantenere dietro le sue spalle Drago Livitato, in quanto potrebbe diventare un ennesimo rivale molto molto complicato, e soprattutto considerato il fatto che a breve accuserà un drop della sua gomma, potrebbe anche andare a incidere indirettamente su quello che è il passo di Sdem, che dunque andrebbe a perdere terreno prezioso nei confronti dei rivali. Qui si difende addirittura in arrivo alla 10, dove il giro precedente lo stesso Drago Livitato ha portato a termine la manovra nei confronti di Mattia Metrano, ma vediamo come il passo che viene offerto dalle gomme rosse sia ancora estremamente più competitivo rispetto a quello che possono in questo momento regalare le gomme medie. Escono con una traiettoria simile dalla 13, apriranno tutti e due il DRS, vediamo se Drago Livitato riuscirà a trovare il passo e il pertugio adatto per andare a portare a termine un incredibile nei confronti di Sdem. Stacca molto più tardi Drago Livitato, che viene quasi spinto contro le barriere dal pilota McLaren, che però prevale e riesce a difendersi in questo primo squillo, in questo primo attacco concreto da parte della V14 di Drago Livitato, che però non riesce a trovare la via per raggiungere, a rapinare questa quinta posizione, che rimane ancora nelle mani del pilota che è in forze al team con sede a Woking. Si è giocato un jolly discreto lì Drago, la barriera non è sempre così clemente, credo si sia appoggiato con la posteriore sinistra totalmente di traverso, sotto questo punto di vista Sdem più interno di così era difficile starci, ovviamente quando entrambi vogliono tirare la staccata profonda la pista non basta per tutti, quindi è andata bene, insomma, classico duello da master dove non ci si lascia un millimetro. Ci vuole riprovare qua Drago Livitato. Cominciato a piovere. Credo forse con un po' più di anticipo rispetto a quanto non avesse previsto il live timing, che adesso viene segnalato tra 5 minuti, inizio delle precipitazioni, vediamo se arriverà qua, è già arrivato il sorpasso da parte di Drago Livitato nei confronti di Sdem, è venuto in precedenza, dunque è riuscito a salire all'interno della quinta casella, lì davanti a sé ha la RB19 e la S23 rispettivamente di Luca Flaminio e di Luigi Rilegge, che sono sempre rimaste abbastanza vicine, vedremo come riuscirà a gestire questi altri due piloti, in quanto comunque abbiamo visto nei due giri precedenti come queste gomme soft possono offrire grande prestazione, soprattutto considerando adesso che le temperature si abbasseranno nuovamente e comunque una gomma più morbida avrà sicuramente una tenuta migliore rispetto a queste medie che sono sì usurate e che già normalmente fanno più fatica a mantenere una finestra di utilizzo adeguata con delle temperature più ritte. Intanto anche qua Shumi Legend riesce nell'attacco nei confronti di Mattia Metrano, si prende l'interno, arriva alla 14, ma a Metrano non si difende, concede il fianco, l'as di Shumi Legend, che dunque riesce a salire in settima posizione. Anche lui sta arrivando gradualmente a Sdem, si trova praticamente nelle stesse situazioni, nelle stesse condizioni di Drago Livitato, con queste gomme soft montate credo nello stesso giro di Drago, tra l'altro, che nel frattempo è arrivato a
contatto quasi col diffusore della vettura di Luca Flaminio. Luca Flaminio che è riuscito a mantenere la quarta posizione dopo una strategia ben organizzata, ben orchestrata, arriva il sorpasso addirittura all'interno di quello che è il rettilineo del traguardo di Singapore, qui dove i sorpassi diciamo non si vedono così sovente, una zona che è vero che può permettere l'utilizzo del DRS, però non ha quelle caratteristiche tipiche dei luoghi dove si vanno effettuando sorpassi, ovvero un rettilineo non così lungo, una staccata non così favorevole come dicevi tu Raffa, dunque avviene in una zona che va a testimoniare quanto sia ancora evidente il delta tra la performance delle gomme medie e delle gomme rosse montate in questo momento da Drago Limitato e dei suoi corrispettivi di strategia. Mi riferisco ovviamente a Shumi Legend e anche lo stesso Bobensky. È riuscito a sbarazzarsi con una discreta facilità di Luca Flaminio e ho motivo di pensare che avverrà lo stesso anche nei confronti di Luigi Di Legge, che è stato facilmente riacciuffato ed è facilmente messo sotto pressione in questo istante da Drago Limitato, mentre compare con una certa frequenza, adesso ben più maggiore rispetto a quanto non fosse qualche momento fa, la pioggia all'interno degli schermi. Sono ancora delle gocce che rimangono abbastanza isolate, ma che iniziano a marcare i propri segni sull'asfalto di Marina Bay e le prime pozzanghere iniziano a formarsi. Ovviamente non si parla di standing water come rappresenta la partenza, però si inizia ad annidare quelli la pioggia in dei punti specifici del tracciato. Una risalita alla Bly Tanto, per citare una perla di trash motoristico cinematografico in Driven, con Stallone e l'altro attore che erano chiamati alla risalita nell'ultima gara per quanto riguarda Shumi e Drago Limitato, che insieme uno dopo l'altro stanno sorpassando tutti quanti i piloti. Adesso è riuscito Shumi nei confronti di Flemming, Di Legge già freccia a sinistra, non lo so, c'è stata una secchiata d'acqua solo davanti alla telecamera nel T3, fuori dalla traiettoria ideale era un devasto, quindi o si sta bagnando tutto quanto in questi 10 secondi oppure nel T1 e T2 la pista non sembrava così pronta per la mescola intermedia, vediamo. Non vorrei, come dici tu, che Di Legge avesse anticipato troppo il momento del pit stop, non è arrivata la comunicazione della direzione gara, quella che di consueto determina la disattivazione del DRS. Intanto l'ha seguito anche Sdem, Luca Bigno, Matteo Metrano, Marco Ganu, Giovi, diversi piloti che vanno a sposare quella che è stata la scelta di Luigi Di Legge. E effettivamente adesso sembra che ci sia molta più pioggia sul tracciato, si riescono a distinguere anche proprio quelle che sono le gocce create dalla caduta della pioggia sull'asfalto, non in questo istante ma già in curva 1, curva 2, dei punti che peraltro vengono percorsi a delle velocità molto ridotte. Si vedeva come ci fosse questa percentuale d'acqua crescente dispersa sull'asfalto e come ci siano anche una presenza molto più netta di pozzanghere proprio in questa parte della pista, per dire già le sventolate all'interno del secondo settore. Credo che poi sia proprio la vettura davanti a Luigi Di Legge che forse deve aver avuto qualche piccolo problema. Di davanti vedremo quale che sarà la reazione, soprattutto parte di G-Sport, lui che ci ha abituato spesso delle strategie molto, intanto penalità di 3 secondi da parte di Cartista, dicevamo G-Sport che ci ha abituato a delle strategie un po' controcorrente ma sempre molto funzionali e proficue rispetto a quelle che erano le sue ambizioni all'interno della gara. Intanto Di Legge è riuscito a raggiungere Manuel Juve, che in questo momento tappa un po' le ambizioni del pilota Ferrari, che andrà a perdere del tempo rispetto a quello che erano i suoi piani, e qui potrebbe giocarsi la posizione in pista con coloro che ha tentato di sorpassare tramite undercut. Il fattore Manuel Juve potrebbe andare a pesare tantissimo nell'ottica di gara di Di Legge, che però riesce subito a sorpassarlo prima di arrivare in curva 14, quindi ha perso tanto tempo dalla 11 fino alla 13, da lì in poi è riuscito a sorpassare il pilota. Mentre rientrano ai box tutti i primi piloti tranne G-Sport, parliamo di Fabio Sorremo, Shumi Legend, Drago Limitato e Luca Flaminio. Rimane fuori il pilota alpin leader di classifica momentaneo e leader della gara, G-Sport. Jacopo Rochita fa questa scelta, vediamo se andrà a premiare quelli che saranno poi i suoi risultati in gara. Abbiamo intanto un ingresso un po' rocambolesco per Lopez Kini nei box, non rocambolesco come quello di Manu Juve, che va in un pericoloso momento di sovrasterzo, addirittura da richiedere uno skid lock piuttosto evidente. Passa in questo istante Luigi Di Legge, che rimane alle spalle di Drago Limitato e di Fabio Sorname. Dunque la strategia di prolungare oltre un giro, dunque di effettuare un overcut sotto queste condizioni, ha premiato la scelta di Fabio Sorname e Drago Limitato, mentre ne ha subito i danni Luigi Di Legge, probabilmente anche per via della permanenza di Manuel Juve in traiettoria nel corso del secondo settore. Ma vediamo come Luigi Di Legge sia molto molto vicino a Drago Limitato, dunque potrebbe tranquillamente andare a effettuare sorpasso, considerando che le sue gomme intermedie sono in una finestra di utilizzo ben più adeguata, ben più fisiologica per questo tipo di mescola, e quindi andranno un po' più a premiare in questa prima fase le performance di Luigi Di Legge, che però sembra aver perso il momento, sembra aver perso l'opportunità più adeguata per cercare di prendere la posizione nei confronti di Drago Limitato, che allora può abbassare quello che è il suo stato di allerta e godersi questa sua terza posizione guadagnata tramite una strategia orchestrata nei minimi dettagli, programmata
sin dal momento in cui ha avuto praticamente quel testa coda che ne ha condizionato estremamente la gara, mentre rientra in questo momento ai box Jacopo Rokita, ultimo pilota credo in griglia a montare gomme intermedie, fatta eccezione per Mattia Metrano che è ancora su gomma hard, se non erro. Sì, zeta per Mauro che è sulla gomma, no, Mattia Metrano, diamo il tempo alla vitamina di aggiornarsi. No, Metrano è sull'intermedia e zeta per Mauro ancora sulla mescola hard. Switch di nuovo in vetta con Fabio che ritrova la prima posizione dopo la pole position di aver concesso a un incredibile J-Sport con la partenza su mescola intermedia quando tutti gli altri erano su full wet. Ritrova quindi la vetta Fabio il surname, e grande insomma ritmo espresso in quella fase per entrambi i piloti sulla gomma gialla, 3 secondi comodamente, anche di più, è riuscito a chiuderli, grande ritmo da parte sua espressa in quel frangente. Per Di Leggio un peccato, credo che almeno 2 secondi vedendo quanto si era avvicinato Stem dietro Manuel li abbia persi. Poi per Stem invece la manovra è stata decisamente più agevole, l'ha trovato in trazione in un punto nella quale la gomma slick di Manuel Juve non teneva più, insomma più che lecito ovviamente. Lì nel tratto guidato c'era poco da fare per Di Leggio se non rischiare tutto e attaccare al tornantino, ma visto per cosa sta competendo in campionato non ne sarebbe valsa la pena. E tutto questo cambio di posizioni non fa altro che riassestare e rideterminare gli equilibri in ottica della classifica generale. Abbiamo visto come sia comparsa con estrema celerità in basso a destra nei nostri teleschermi quello che era la proiezione basata su quelli che sono i risultati attuali, mentre lungo di Lopez chi arriva alla 10, in uscita dalla 10, e vedevamo come tutti si situino intorno ai 180 punti. Sarebbe nuovamente J-Sport il leader della classifica, quindi osserveremo comunque un cambio di guardia in testa della classifica generale, seguito poi da Luigi Lirigia in terza posizione a quota 180, dunque solamente un punto che separa i primi tre piloti. Lo stesso Fabio il surname, a riprova del fatto che questa Master League continua a regalare grande spettacolo dopo un avvio in cui vi era stato uno strapotere proprio dal pilota Alfa Romeo che è attualmente alla guida di questo Gran Premio. Si è osservato un progressivo riassestarsi di quelli che erano poi i valori in campo con un Luigi Lirigia, con J-Sport che sono tornati fuori, sono tornati a prosperare e dunque ad occupare anche le posizioni di alta classifica, e non a caso li troviamo proprio nelle prime tre caselle nella classifica generale. Luigi Legge aveva aperto il round odierno, il numero 13 della Master League, in testa a quelli che erano gli standings. Oggi potrebbe cedere il passo a J-Sport che con questo risultato attuale riuscirebbe a scavalcarlo di solamente un punto, se non erro. Tanto on board con Stem qui all'interno di quello che è il primo settore del tracciato di Marina Bay, situazioni che ovviamente vanno a denotare come l'asfalto sia ben più bagnato, ovviamente non a livelli paragonabili a quello che erano contraddistinti dall'inizio del Gran Premio, però sempre uno stato di umidità che desta un po' di azioni nei piloti, che ovviamente fa salire il sospetto e fa salire quello che è il proprio stato di allerta. Sì, soprattutto a livello di setup questa sera non deve essere stata una scelta facile, ovviamente vista la parte di gara decisamente più improntata sull'asciutto, hanno quasi tutti immagino puntato per un setup base essenzialmente che si aspettavano con la pista in condizioni ottimali. Tuttavia poi affrontare queste fasi dove la pista evolve così rapidamente, l'abbiamo visto in presenza dell'onboard di Stem, a centro curva quanto si fa fatica a tenere la vettura pronta, già impostata per andare a trazione nel migliore dei modi. Abbiamo visto Di Legge scondolare un po' proprio nella parte centrale della curva, quindi non facile in queste condizioni riuscire a trovare la migliore condizione per perdere quanto meno tempo possibile. Continua a perdere posizioni invece in classifica Lopez, che non è riuscito a trovare, così come Flaminio, una matta in queste condizioni mutevoli, almeno rispetto a quanto davvero ben fatto da parte di entrambi nella prima parte di gara, quando da full wet a intermedia chi come Flamin ha allungato e chi invece è partito sull'intermedia erano riusciti a guadagnare davvero tante posizioni. Vediamo se in queste condizioni Jay esprime un ritmo più vicino a Fabio il surname. Nella precedente parte di gara, con gialla per entrambi i piloti a confrontarsi, i primi giri erano stati decisamente positivi per J-Sport, poi c'è stato accusato prima ecco il calo della gomma, un'usura forse più accentuata anche dall'utilizzo del pad da parte di Jacopo, che credo sia l'unico in questa Master ad utilizzarlo, e quindi sotto questo punto di vista ha faticato poi rispetto a Fabio il surname. Può tra virgolette mettersi comodo in seconda posizione, ha ampio margine sul drago lievitato,
andrebbe a riprendersi la leadership della classifica, se non vado errato, insomma, considerando Singapore, che così come Monaco è una delle piste che teme spesso il buon Jay per proprio l'utilizzo del pad e i muretti così vicini, può essere più che soddisfatto di portare a casa una seconda posizione con l'ennesimo capolavoro effettuato in partenza. Sì, l'unico nero di questa stagione da parte di Jay è la qualifica. Fa veramente tanta fatica nella prova di qualificazione Jay Sport. L'anno scorso era riuscito a collezionare qualche pole position, quest'anno credo che si contino sulla dita di una mano le partenze della prima fila. Forse è successo una volta, barra due, adesso non ricordo con precisione, ma sicuramente all'interno di questi primi 13 round della Master League quello che si può vincere è una fatica ben più evidente rispetto alle annate scorse, in quello che è il tempo secco e il giro secco sul giro, cosa che ovviamente va a complicare i piani per G-Sport entro nella gara, che poi è sempre molto abile nel riuscire a sfruttare, nel riuscire a indirizzare nei propri interessi e verso la propria direzione quelli che sono gli eventi che avvengono durante la gara. Però sicuramente questo grande lavoro strategico e questo grande lavoro di passo gara potrebbero ovviamente essere anche sfruttati al meglio mettendo insieme un giro più competitivo in qualifica. Probabilmente quest'anno anche con le scelte di setup G-Sport preferisce sacrificare a questo punto la qualifica per andare a raccogliere, a massimizzare il risultato in gara. E intanto bandiere gialle nel secondo settore, vediamo se c'è qualche protocollo involto, vengono subito ritirate, quindi deve essere stato forse un lungo probabilmente alla 14. Un errorino perché ha perso 2 secondi di colpo su Ametrano, quindi forse un'incertezza di Fleming. Tutto risolto però per Luca Flaminio, che riesce a mantenere la sua settima posizione senza perdere alcuna casella a vantaggio di alcuni avversari. Dicevamo che G-Sport quest'anno ha fatto tanta fatica, vediamo se negli appuntamenti rimanenti riuscirà a mettere una pezza sotto questa tematica, soprattutto in quelli che saranno gli appuntamenti decisivi per la decisione del titolo, che vedrà come ultima gara poi il circuito di Abu Dhabi, dove si dovesse arrivare con le condizioni attuali di classifica, con un'estrema vicinanza da parte dei primi 3 piloti, ecco che una posizione migliore in qualifica potrebbe fare la differenza tra un titolo guadagnato oppure lo sfumare di un sogno proprio all'ultimo appuntamento. Ovviamente non ci auguriamo che sia così per gli sport, anzi confidiamo che possa ripetersi in quello che sarebbe un bis iconico, perché credo che sarebbe uno dei primi piloti dopo tanto tempo a riuscire a replicare, a bissare quello che è un successo in Master League, soprattutto in 2 anni consecutivi. Quindi sicuramente seguiremo con grande ansia, con grande attesa quelle che saranno le parti finali di questa stagione, che fino a questo momento ci ha regalato veramente dei grandi, grandi emozioni, grandi momenti, sin da partire dal primo round in Australia, dove veramente gli ultimi giri sono stati mozzafiato. Intanto torniamo invece sul presente, in cui vediamo come il gap tra G-Sport e Fabrizio Neme sia praticamente congelato. Non abbiamo una grandissima evoluzione su quelle che sono le variazioni cronometriche sui riferimenti sul giro, abbiamo delle leggere oscillazioni talvolta a favore di G-Sport, talvolta a favore di Fabio Surname. Stesso discorso si applica anche nel caso di Drago Livitato, mentre tornando su quelle che sono le evoluzioni delle condizioni climatiche, il live timing ci segnala che praticamente tra 10 minuti la pioggia sarà scomparsa, quindi sarà da presagire una cessazione delle precipitazioni che si stanno abbattendo momentaneamente sul tracciato da qui fino a poco più di 5 minuti, quindi tutto cambierà nel giro di poco tempo e sarà un ennesimo terrallotto, un ennesimo piano strategico da parte dei vari piloti, un altro grande lavoro, un altro grande sforzo da parte degli ingegneri che li saranno sicuramente coadiuvando in questo complicato Gran Premio di Singapore. E per quanto riguarda il dover individuare con correttezza quello che sarà il momento adeguato, il momento più opportuno sotto cui effettuare il pit stop e tornare in maniera definitiva su quelle che saranno poi le gomme d'asciutto, che immagino ci condurranno forse verso la fine della gara, non so se una soft possa durare quei 15-14 giri, Raffa. Sì, con lo scarico di carburante può coprirli tranquillamente, e sotto questo punto di vista in effetti è una carta in meno che hanno Drago e Shumi, poiché hanno già utilizzato la mescola morbida nuova che hanno risparmiato dalla qualifica. Tanto Bigno nei confronti di Ametrano, DRS ancora disabilitato, non facile quindi riuscire il sorpasso in queste condizioni. Due quasi si agganciano e rischiano il testa coda, bravi nell'evitarsi, e Ametrano magari nello sfruttare un po' all'interno di curva 2 per provare a non agganciarsi in maniera definitiva con la Williams di Bigno, che tenta il sorpasso, ma in queste condizioni senza l'ausilio del DRS è davvero complicato per lui trovare la manovra. J-Sport in queste condizioni decisamente più a suo agio rispetto a Fabio Surname, ha chiuso un secondo in questo momento
nelle ultime tornate. E dicevo della mescola rossa nuova, non l'avranno quindi Drago e Shumi che l'hanno montata in precedenza, mentre tutti gli altri avevano continuato con la gomma gialla. Tutti gli altri quindi avranno questa possibilità di avere lo pneumatico nuovo se l'hanno risparmiato in qualifica. Mi sento di dire di sì, perché i piani, diciamo, generali, da quello che avevo visto, era quasi tutti fare due run su una stessa gomma, il primo e il secondo, e poi il terzo con il secondo treno di gomme morbide disponibili, salvandone quindi uno per la qualifica. Non sono tagliati fuori, ovviamente, Drago e Sciomi andranno a montare, insomma, il treno di gomme con la quale hanno fatto il secondo run, che dovrebbe avere un'usura intorno al 5% in base a quanto hanno spinto. E anche se i bot, ecco, sotto, se hanno preso bandiera, i bot hanno continuato a girare, quindi alla fine di una 100% vengono sempre fuori tante variabili che rendono tutto sommato questa competizione, questo modo di correre decisamente più affascinante per chi ha il coraggio, la voglia, la pazienza anche in una fase stantia di gara di però resistere, aspettare che la situazione evolva e vengano fuori poi anche. Sebbene non ci sia stata lotta in pista, ma cronometricamente parlato, tra Fabio e Jay questa sera si sono malmenati sul cronometro, quindi vedremo se poi arriveranno anche alla lotta più ravvicinata corpo a corpo in pista. A questo proposito, negli ultimi tre giri, G-Sport è riuscito a guadagnare complessivamente un secondo nei confronti di Fabio Surname e credo che un paio di decimi li stia guadagnando anche all'interno del giro numero 46, quindi abbiamo forse una situazione un po' più ribaltata rispetto a quanto non avessimo osservato in precedenza, in cui sul terminare dello stint su gomma media Fabio Surname aveva ben più ritmo rispetto a Jay, che aveva sofferto invece un degrado precoce. In questo istante invece non sarebbe corretto parlare di degrado, però sembra che Jay abbia più ritmo di Fabio. In queste condizioni ha guadagnato ulteriori 3 decimi in questi ultimi secondi, quindi vanno ancora a testimoniare queste tendenze una prevalenza rispetto al ritmo di gara, di superiorità in termini di passo gara di G-Sport nei confronti di Fabio Surname, quando praticamente la pioggia sta cessando. Non so se sia già cessata, non credo di vedere più con quella precisione che era stata contraddistinta nei giri precedenti le sagome delle piogge d'acqua che si andavano a infrangere sull'asfalto del circuito, mentre adesso viene proprio fornita con precisione, con maggiore dettaglio, quello che è il trend di guadagno di G-Sport nei confronti di Fabio Surname, che ci conferma quei canonici 3 decimi che avevamo stimato nella nostra previsione. Intanto bandiere gialle nel primo settore, vediamo se c'è qualche pilota coinvolto in questa piccola dinamica. Vengono immediatamente ritirate, come spesso abbiamo visto in questo Gran Premio di Singapore, che forse, contrariamente alle edizioni precedenti, in cui di solito qualche safety car sarebbe stata comunque chiamata in causa, oggi ancora siamo a secco, mentre il primo pilota a effettuare la sosta è Drago Levitato, che è andato a montare le gomme d'asciutto. Non ho visto se la spalla fosse rossa o Credo gialla. per forza gialla. Ha preferito montare una gomma nuova piuttosto, cioè una gomma senza usura, insomma, piuttosto che la rossa, o forse un errore nella selezione. Poiché anche questa gialla sì, dovrebbe essere nuova. Si è messo bilanciato, dovrebbe essere nuova. Magari non si è fidato dell'usura della rossa, nuova invece per di legge. Non si fida nemmeno Stem, così come Shumi, che in realtà era obbligato, non aveva la rossa nuova. Ne aveva una usurata. In diversi non si stanno fidando. Anche a Metrano non mi pare si fosse fermato nello stint precedente. Giovi cerca l'ennesima mattata per provare a recuperare qualche posizione. Non a suo agio in questa pista. In effetti, Giovi un po' nell'ombra rispetto a quanto ha espresso molto meglio in altre gare. È particolare la scelta. Bigno anch'egli sulla gialla. Così come credo Gano. No, Gano è rossa. Manuel Juve gialla. Mauro gialla. Arriverà la gialla anche per Cartista, che sta scontando una penalità. La bandiera gialla in precedenza o è stata per Lopez, che con un'uscita alla pit lane molto calma, oppure ieri l'abbiamo visto in pro, si buggava, usciva la bandiera gialla a caso nell'unico rettilineo che offre una possibilità di sorpasso, ovvero quello della seconda zona di DRS, e porta poi alla staccata della 8. E quindi, se ci saranno le bandiere gialle lì, abbiamo essenzialmente smesso di vedere sorpassi questa sera. E intanto G-Sport continua, così come Fabio, così come Flaminio decidono di aspettare forse la comunicazione della direzione gara, quella in cui viene essenzialmente varata la decisione dell'attivazione, della riattivazione del DRS. Annuncio che ancora tarda ad arrivare, mentre un doppiato lascia correttamente strada all'arrivo di G-Sport, che nel frattempo è volato 2 secondi e 4 nei confronti di Fabio Surname. Forse
e fossi stato in Jay avrei tentato tutto per tutto con un undercut che mi avrebbe potuto riavvicinare nei confronti di Fabio. Forse non si sentiva sicuro di prendersi questo rischio, non aveva valutato che non fosse nemmeno opportuno andare a montare così precocemente le gomme d'asciutto, quindi si è fidato maggiormente di rimanere in pista con questo treno di gomme, e sarà prevedibile che Fabio Sornem e Jay effettueranno il pit stop nello stesso giro e dunque si troveranno di nuovo a condizioni pari, mentre in aggiornata adesso ovviamente in virtù del pit stop effettuato da Luigi Ligier, che è stato l'uno dei pochi a montare gomma rossa insieme, se non erro, a Marco Ganu e Flaminio, e dunque è stato di nuovo promosso in prima posizione Luigi Ligier, 481 punti, 180 per G-Sport, mentre 179 per Fabio Sornem, quindi ancora una volta molto molto vicini, sono sempre lì con le posizioni, difatti si alternano, continuano a scambiarsi quello che è l'ordine in pista, e dunque anche la classifica non può che risentire di questi leggeri cambiamenti in termini matematici. Vediamo se rientra in questo istante, infatti così in bocca la corsia d'ingresso alla pit lane, Fabio Sornem lo segue a ruota anche G-Sport per dunque regalarci un ultimo stint in cui si contenderanno la vittoria finale di questo Gran Premio. Prima però bisogna fare i conti con quella che sarà la loro posizione di uscita nei confronti di Drago Livitato e soprattutto in ottica campionato nei confronti di Luigi Di Legge, quindi vogliamo innanzitutto vedere quelle che sono le gomme montate, le due finale, rossa. Che finale gialla per Fabio, rossa per Jay, quindi Jay all'attacco ma dovrà gestire il crollo della gomma negli ultimi giri. Jay che avrà una gomma di un giro più fresca rispetto a Luigi Di Legge, anzi forse due giri più fresca rispetto a quella montata da Luigi Di Legge. Luigi Di Legge che non riesce a sorpassare né Jay né Fabio Sornem, quindi rimane in quarta posizione alle spalle di Drago Livitato. Sarà una gara molto complicata anche per lui nel finale, dove dovrà sopportare quello che sarà una perdita di prestazione di questo pneumatico a spalla rossa. Dovrà quantomeno riuscire a rimanere vicino Drago Livitato e a sorpassarlo anche nel breve termine, così da salire in terza posizione e magari allargare un po' i gomiti per, soprattutto trattandosi del fatto che siamo qui a Singapore, e cercare di respingere nel finale eventuali incursioni da parte di Drago Livitato. Dunque anche questo fronte sarà ovviamente da andare a disquisire nei minimi dettagli per soprattutto quelli che sono calcoli affini del titolo iridato, mentre G-Sport è riuscito a guadagnare qualcosa anche in uscita dalla pit lane, perché adesso si trova a 1 secondo e 1 nei confronti di Fabio Sornem. Il DRS ormai è stato abilitato, immagino, dalla direzione gara, non ricordo di aver visto l'annuncio, ma vedendo le condizioni del tracciato può essere altro che così, quindi la battaglia verrà decisa anche tramite l'utilizzo della mobile, e vediamo come G-Sport si è riuscito subito a piombare alle spalle di Fabio Sornem. Adesso sarà vitale per Jay riuscire a sorpassare nel minor tempo possibile, nel minor numero di tentativi possibili, anche la Alfa Romeo Sauber che sta dinanzi a sé, soprattutto per poi riuscire a mettere un tesoretto, un cuscinetto tra sé e poi Fabio, che sarà utile nelle fasi finali del Gran Premio per difendersi da un Fabio che sarà molto più competitivo sfruttando la maggior longevità di una gomma media. Sì, credo che la battaglia in pista sarà poca, la differenza di pneumatico in questo momento è abissale. Jay deve velocizzare i tempi il prima possibile e poi aprire subito il gap nei confronti di Fabio Sornem. Non ha senso attaccare qui, infatti molto saggio aspetta per attaccare nella prossima zona di DRS e poi provare ad aprire il secondo nel guidato, nel T2 tortuosissimo. Ovviamente Fabio con la gomma gialla farà di tutto per restare anche soltanto un giro in più in zona di DRS con Jay Sport, che sarà fondamentale ovviamente per il proseguo di questi ultimi 13 giri spinti da qualifica per G-Sport, da tutto l'ERS credo, Fabio, in questo frangente. Ma arriva qual tentativo di Jay che si inside all'interno, lo chiude quasi Fabio che viene accompagnato fuori, rimane ancora davanti però il pilota Alfa Romeo Sauber, avrà l'esterno qui G-Sport che stacca molto più tardi, sono ancora affiancati due, vicinissime le barriere in uscita per G-Sport, che però non demorde nemmeno Fabio, che cerca di resistere, quantomeno sa che ha una gomma meno competitiva, sa che è molto più difficile per lui, alla fine deve alzare bandiera bianca perché prevale quella che è la rossa di un G-Sport, che riesce allora a salire in prima posizione, così come sale anche Luigi Di Legge in terza casella sorpassando Drago Livitato, quindi si sono messi nelle migliori condizioni possibili sia G-Sport che Luigi Di Legge in ottica di nel finale di gara. Ricordiamo che G-Sport allo stato attuale ha anche questi 3 secondi a suo carico, che probabilmente potrebbero essere tolti dalla direzione gara una volta appurato il motivo di questa penalità, che è arrivata, ricordiamo, tramite due warning accumulati in uno stesso episodio, e quindi sarà questo tema da andare ad affrontare con più sicurezza e con più precisione nella fine di gara da parte del buon Marco Luconi, mentre è riuscito a resistere anche ad un'eventuale possibilità di risposta da parte di Fabio Sornem nel rettilineo che porta da 14, e ricordiamo secondo rettilineo in cui è possibile sfruttare il DRS. Dunque per G-Sport il pericolo sembra essere passato, ha già guadagnato 1 secondo e 2 nei confronti di Fabio Sornem, di questo passo sarà facile per lui riuscire ad aprire un gap e guadagnare più di 3 secondi nei confronti di Fabio Sornem. Bisognerà però poi fare i conti con il degrado della gomma, che si
preannuncia negli ultimi giri di questo Gran Premio. Lampeggiano entrambi, segno che nel giro precedente hanno spremuto tutto, saranno arrivati alla, sotto la, diciamo, intanto no, la penalità per Ametrano, 3 secondi di penalità per Ametrano. Dicevo, saranno arrivati sul traguardo, che è il giro nella quale si ricarica, ricomincia da zero il ciclo di quantità di hertz che si può utilizzare in quel giro, e ovviamente non si può utilizzare in un'unica tornata da 100 a 0, ma credo sia su una quarantina, forse qualcosa di più, di percentuale. Segno che si sono, hanno veramente sfruttato tutta la parte ibrida concessagli dalle loro monoposto, e Fabio sta accusando, diciamo, questo momento, poiché se avesse avuto quella percentuale di hertz in più per provare a contenersi, insomma, e contenere le accelerazioni, insomma, la fuga, la prepotenza della gomma morbida calzata da J-Sport, poteva lavorare su questi 3 secondi e sulla distanza. In questo modo invece, se anche lui è in deficit, quando le vetture lampeggiano vuol dire che sono sotto il 10%, se anche egli in deficit elettronico, è molto complicato per lui riuscire a tenere in questa fase J-Sport, ma soprattutto contenere il ritmo e che questo distacco non si vada ad aprire troppo, poiché ok che la rossa potrebbe cedere nel finale, ma magari invece mantiene una prestazione più che comoda, diciamo. Jade potrebbe anche mettersi sui 4 secondi e poi smettere di forzare per provare a gestire la gomma, soprattutto in trazione, quindi nel T2 in uscita al tornantino potrebbe essere più calmo. Vediamo, sarà molto interessante. Incredibile, perché Jade Sport nell'ultimo giro, avete visto, nuovo record in gara, ha girato in un primo 30.507, Fabio in un primo 32.187, quindi ha guadagnato praticamente un secondo e mezzo in una sola tornata a J-Sport, dopo aver completato il sorpasso nei confronti di Fabio. Una differenza di ritmo veramente incredibile, un concetto che però non stiamo rivedendo in quello che è il confronto tra Dirige e Drago Levitato, nonostante comunque Drago si trovi in condizioni simili a quelle che può vantare Fabio Surname, riesce a rimanere molto più vicino al retroterreno di Luigi Dirige, a testimoniare il fatto che è proprio G-Sport che ci sta mettendo del suo per riuscire a guadagnare, riuscire a costruire questo gap per far sì che poi si trovi in una condizione di maggior sicurezza qualora questi 3 secondi non gli dovessero venire tolti dalla direzione gara, o comunque nel finale dovesse poi trovarsi a gestire quella che sarebbe una gomma rossa molto molto più scorbutica e meno docile, e anzi un degrado che poi andrà sicuramente a effettuare le proprie ritorsioni su quello che sarà poi il passo gara di J-Sport. Mentre per quanto riguarda la situazione Warning è tutto abbastanza stabile, dicevamo all'inizio di questa live che era comunque difficile qui a Singapore accumulare Warning, ci sono pochi punti in cui si rischia la sanzione e il richiamo da parte della direzione gara, però i piloti dopo un inizio di Gran Premio in cui sono arrivate una serie di penalità si sono praticamente tutti ricalibrati sulla guida, evitando di incorrere in ulteriori richiami. Si è avvicinato tantissimo il quadro levitato, ma difficile a portare un sorpasso in questo tratto della pista. Probabilmente ci potrà provare nel rettilineo che poi conduce alla 8, anche se per lui forse è anche un po' troppo presto. Non sappiamo quelli che sono i livelli energetici dei vari piloti, quindi non sappiamo se anche Dirige stia in qualche modo preservando la sua batteria ibrida, però ad ogni modo fosse in Drago Levitato, sapendo che poi nel finale avrò sicuramente una jolly in più da sfruttare contro Dirige, potrei cercare di guadagnare quanto più energia possibile per poi sprigionarla in maniera totale nel finale. Il problema è proprio decidere quando utilizzarla, perché almeno da quello che ho visto ieri in pro, non toccando l'hertz per tutto il giro, 2, forse 3% lo si riusciva a recuperare, che è essenzialmente, quando attivi la modalità sorpasso, una 2-3% credo siano pochissimi secondi, insomma, di attivazione. Tutto sommato in questa pista lo risparmi ovviamente nell'unica zona d'attacco, quella che abbiamo più volte ricordato nella seconda zona dei DRS, ma magari in trazione al tornantino per cercare di avvicinarti un pochino, mettere pressione, provare a indurre all'errore l'avversario, provi ad utilizzarlo. Quindi andare in deficit per Jay e Fabio è un enorme problema, tant'è che come vedete Dirige si sta avvicinando, sebbene Dirige anche egli ha calzato la gomma soft rispetto alla gialla di Fabio Surname. Jay adesso è arrivato a 4 secondi, per un momento 3.9, quindi credo si sia messo più o meno in quella fase altalenante di provare a gestire e ritardare il crollo della gomma soft, che comunque essendo le gomme portate dalla Pirelli dovrebbero essere C1, C2 e C3, quindi le più morbide, non hanno questa enorme differenza di ritardo, insomma di crollo più che di ritardo di usura.
c'è questo palese crollo, ci sono quei 10 giri magari a disposizione, da lì c'è il crollo. Tuttavia poi è abbastanza contenuto, non è più come le Pirelli di una volta che giro dopo giro si andava a peggiorare in continuazione. La vettura sì, a centro curva comincia a far fatica, non dà fiducia e ovviamente si va a perdere rispetto al pilota che invece ha calzato una mescola più dura rispetto all'avversario che invece è in difficoltà. Ecco, quello che sta facendo Drago, sebbene qui con un ennesimo bacino alle barriere che credo sia sempre dettato da un micro lag, quello che sta facendo Drago è quello che mi aspettavo con Fabio, che non è riuscito proprio a causa di un Jay che forse, nonostante Fabio gli abbia anche provato a compromettere l'attacco per provare ovviamente ad offrire a J-Sport meno curve per aprire il gap, Jay invece è riuscito nella maniera migliore che potesse permettersi, soprattutto considerando anche il fatto, è vero che Jay ha una mescola di vantaggio rispetto a Fabio Sonnei, ma diciamo che mal digerisce i tracciati cittadini, tra cui anche Singapore. È vero che quest'anno c'è stata anche questa modifica al layout che ha praticamente sostituito quattro curve con un rettilineo, quindi sicuramente anche meno sforzo dal punto di vista fisico e mentale per J-Sport, sicuramente avrà beneficiato in termini di prestazione di questo cambio il modello di circuito, però ad ogni modo rimane pur sempre un cittadino, quindi fa sempre fatica in queste circostanze J-Sport. Non mi sarei aspettato una differenza di passo così evidente, anche comunque facendo i confronti con i giri sulle intermedie o anche i giri facendo esclusione in questo caso però sulle gomme medie, in cui nell'ultima fase dello stint Fabio era nettamente superiore. J-Sport è riuscito comunque a mantenere un ottimo livello nei confronti di un Fabio che probabilmente qui è arrivato anche da favorito dopo quella pole position che ha strappato a Drago Di Vitato, dopo dunque una partenza al palo e dopo un avvio di gara in cui è riuscito a fare un leggero vuoto di Torri 6 sfruttando ovviamente quello che era il testacoda di Drago Di Vitato, ma comunque con doversi confrontare poi con piloti del calibro di Mattia Metrano, quindi comunque contatto qua di legge e attenzione ai possibili danni all'ala posteriore, violentissimo l'impatto tra Drago e di legge, che è stato quest'ultimo pilota Ferrari catapultato sulla sinistra verso le barriere, ondeggia leggermente forse per cercare confidenza con la vettura, pesante danno all'ala per Drago, forse miracolato sotto questo punto di vista Luigi Di Leggio a non ricevere danni ai sidepod o al massimo una piccola percentuale che non ci mostra il lifetime, sebbene sembra far fatica, si è riavvicinato Flaminio in trazione, anche fatica, ondeggia, gli manca il feeling forse in questo momento, il livello mentale è faticoso da digerire. Intanto 3 secondi per Drago per un gioco totalmente inclemente, Drago per rientrare in box con un pesante danno all'ala è andato lungo e il gioco l'ha considerato come taglio di curva, quindi piove sul bagnato per il buon Simone Carruba che sebbene a livello di classifica era lontano questa sera stava costruendo un podio più che meritato. Eh sì, questa è una gara amara per Drago dopo aver risollevato una prestazione condizionata sin dai primi momenti, poi con contornata con un testacoda che di certo non ha aiutato la causa del pilota Mercedes che è riuscito a risollevarsi tramite diverse prodezze in pista. Questa conclusione del Gran Premio ovviamente non fa altro che gettare ancora ombra su quella che è una prestazione che va considerata ovviamente positivamente, questo piccolo errore di distrazione nel finale, forse anche di troppa frenesia nel cercare di prendere la posizione nei confronti di un Luigi Di Leggio che aveva nettamente, sembrava avere un passo comunque peggiore rispetto a quello di Drago nonostante questa differenza di mescola. Ecco che ancora una volta in ogni modo si dimostra veramente inclemente, come dicevi tu, non solo il gioco ma anche l'esito del Gran Premio per Drago Di Vitato. Di legge, come avevi detto, non sembra avere dei danni segnalati, però Luca Flaminio si è avvicinato parecchio nei confronti della rossa di Maranello, quindi si pronuncia un finale di gara molto piccante per Luigi Di legge, che dovrà saper gestire non solo Luca Flaminio ma anche Ross Dem che è molto vicino alle sue spalle. Intanto vediamo il replay, vai pure Raffa. Eh sì, perché Matteo Geraci, Kaiser, ingegnere in casa Ferrari, ci diceva dalla chat che Di Leggio ha avuto un problema al volante e quindi nello stretto qui ha dovuto riavviare. Questo rallentamento è abbastanza anomalo per Luigi che era un po' più vicino, quindi forse è questa la fase nella quale ha accusato questo problema e qui insomma era tra virgolette passeggero di un volante che non lo ha aiutato e immagino volesse allora farsi tanto angolo sulla sinistra, credo volesse lasciare strada a Drago rimanendo qui sulla sinistra e Drago invece lo ha seguito magari perché pensava si stesse difendendo, quindi forse una banale incomprensione in un momento nella quale Di legge con estrema bontà voleva cedere la posizione e magari riavviare il volante sul rettilineo successivo. È davvero un gran peccato, tant'è che come vedete lì poi Di legge si è andato a fermare, è davvero una situazione sfortunosa per entrambi.
Dunque, nessun eccesso di frenesia o comunque dinamica di gara tra i due piloti, essenzialmente un problema tecnico che ha purtroppo condizionato in negativo la gara di Drago Levitato e anche di Legge a questo punto, perché stiamo vedendo la sofferenza da parte del pilota Ferrari. Non sappiamo se la sofferenza sia dettata essenzialmente dal contatto da Drago Levitato e da danni che a noi sono occulti, o se proprio il problema tecnico riscontrato al volante di Luigi Di Legge stia continuando a dare delle ripercussioni nel corso di questa gara, quando mancano praticamente 4 giri e mezzo all'esposizione della bandiera a scacchi e quando G-Sport riesce a mantenere costante quel suo vantaggio di 4 secondi e 1 nei confronti di Fabio Surname, che a meno che di colpo di scena e che dunque speri in un drop della gomma da parte di G-Sport, nel finale dovrà riuscire a recuperare un secondo in questi ultimi 4 giri, perché siamo entrati di fatto nelle zone calde del Gran Premio, nelle fasi finali di questo Gran Premio, senza al momento aver avuto anche virtual safety car o safety car. Non credo mi sia mai capitato in tutta quella che è stata la mia permanenza all'interno del Formula Eternal Team di arrivare alla fine del Gran Premio di Singapore senza che fosse entrata almeno una volta la vettura di sicurezza o la vettura di sicurezza virtuale. Abbiamo ancora due giri a disposizione dei piloti, perché poi nelle ultime due tornate di solito il gioco non concede l'attivazione di questo della vettura di sicurezza effimera, virtuale, oppure quella effettivamente fisica che scende in pista con l'Aston Martin, se non vado errato, in questo tracciato. E segno ancora una volta di grande correttezza da parte dei piloti, precisione anche per chi è fuori dalla top 10, per un Lopez che è un cartista che accusano 20 secondi dal pilota che hanno davanti. Insomma, sono un po' nella terra di nessuno e nonostante ciò continuano ad onorare l'impegno preso, quindi sotto questo punto di vista davvero bravi. C'è un po' di lotta forse tra Manuel Juve e Zeta Pro Mauro, un Mauro che è davvero un peccato, è sprofondato nelle retrovie dopo che anche egli era nel trenino lì con Fleming, Stem, Schumi, poi una fase di gara centrale dove è sprofondato, forse qualche scelta non corretta. Insieme a Manuel Juve inseguono Marco Cano per l'ultimo punticino a disposizione, mentre Ametrano al momento in ottava. Ametrano dovrà scontare una penalità di 20 secondi per punti di licenza, quindi andrà dietro a Gano e forse è in lotta lì con Manuel Juve e Zeta Pro Mauro, quindi c'è la possibilità sia per due piloti di questo triello, Gano, Juve e Zeta Pro Mauro, di entrare in zona punti. E per la Ferrari di Legge, di Gano insieme a Di Legge, portare un punticino in più per i costruttori non fa male, andrebbe a rafforzare la loro leadership. Per Zeta Pro Mauro, insomma, per l'Alpine tenere ritmo, ma amaramente non hanno avuto l'occasione di andare più volte in top 5 con entrambi i piloti. La doppietta Ferrari a Silverstone, sebbene con i punteggi dimezzati, ha concesso, insomma, anche a livello di morale, arrivato un Gano decisamente galvanizzato poi nelle gare successive. Oggi ci entrerebbe un ennesimo punto, come dicevi tu, nonostante un danno al fondo che sembra essere praticamente il compagno di viaggio di questa SF23, quasi fosse una componente programmata della vettura. Insomma, questo fondo che continua purtroppo per Marco Gano ad essere danneggiato nel corso delle gare, se non il fondo era l'alettone posteriore, quindi per lui diventa sempre molto molto difficile riuscire a comprendere anche il comportamento della vettura mentre ci siamo, perché qua sono addirittura il treno arriva a curva 8, prende l'interno, in questo caso lo stesso Zeta Pro Mauro, no, è Gano, perdono, sì, la Zeta Pro Mauro nei confronti di Gano, arrivano anche ecco, i contatti. Questo caso, mi dispa, tra credo non nessuno dei due ha digerito quella disputa che, insomma, a Bruxelles aveva, diciamo, messo tra virgolette la colpa di quel contatto in mano a Marco Gano. La spallatina da parte di Gano nei confronti di Zeta Pro Mauro è stata abbastanza facile, oppure in trazione magari semplicemente la manovra invece è stata molto più pulita e corretta, è stato un errore forse della gomma di Gano più usurata. È curioso che siano arrivati proprio loro due al contatto. In tutto ciò ringrazio Manuel Juve con una staccata profondissima all'esterno e li ha beffati entrambi. Per un attimo ho pensato che si trattasse di Legge con Flaminio, infatti non mi ritrovavo con i piloti, sono andato un po' in confusione vedendo una rossa, intanto ci riprova qua, forse Zeta Pro Mauro ci fa solo vedere un po' di azione di disturbo nei confronti di Marco Gano, che non si fa trarre in inganno, rimane all'interno della sua undicesima posizione, ha perso l'opportunità di mettere a segno un punto che avrebbe comunque giovato la causa Ferrari nel costruttore, in quanto non solo nella classifica piloti
c'è molta vicinanza tra le posizioni dei primi in classifica, ma anche nel costruttore si rispecchia questa stessa situazione, e non a caso ovviamente i protagonisti coinvolti sono i compagni di squadra di J Sport e di Luigi Lilegge, che quindi anche loro vanno a confezionare nel loro piccolo il loro confronto personale, utile sempre per il conteggio nei punti a carico delle scuderie. Ci risiamo con Mauro, che adesso ci prova con maggiore precisione con l'ausilio anche del DRS, è ampiamente davanti prima di averne staccata. Marco Gano non può fare nulla, dunque anticipa anche lui il suo punto di frenata e lascia sfilare dinanzi a sé l'Alpine di Z Pro Mauro, mentre torniamo adesso lì davanti con il trittico composto da Asdem, Flaminio e Luigi Lilegge, che sembra aver preso leggermente più respiro rispetto a quella che era una pressione incessante della RB19 di Luca Flaminio. Non si è più ripreso dopo quel piccolo contatto avvenuto con Drago Livitato, dovrà tenere duro ancora per un giro e mezzo barra due e Luigi Lilegge, per poi riuscire a trionfare sul podio, l'ennesimo podio conquistato durante questa stagione della Master League 2023-2024, mentre lì davanti ci è sceso in questo momento il suo gap nei confronti di Fabio Sorlemi, che si è riportato a 2 secondi e 4, quindi ampiamente al di sotto rispetto a quello che era il riferimento ai 3 secondi fissato per il conteggio della penalità di G-Sport, che se dovesse finire in questo modo la gara concluderebbe sicuramente secondo l'ideologia di Codemasters. Poi bisognerà considerare quello che saranno le decisioni prese dalla direzione gara una volta terminato il Gran Premio, se rimuovere o meno questi fatidici 3 secondi che al momento pendono sul capo e dunque anche su punti preziosi e pesanti per quella che è l'ottica mondiale nei confronti di G-Sport. Riprendo un momento di Tungo, mi chiamate Veroci Bobby, per, tra virgolette, lo traspongo all'analisi. Abbiamo osservato in precedenza per il contatto Drago di Legge, soltanto per dire commento in giapponese della tra virgolette duello Tsunoda Leclerc da parte di Miyakawa, uno dei momenti più alti già della stagione. Tra l'altro l'altro duello oggi nei test tra Verstappen e Leclerc, il duello è estremizzare, è trattato semplicemente di un classico solito banalissimo sul passo di Leclerc. Quel maledetto sorriso, maledizione. Sì, lì abbiamo tremato un po' tutti. Intanto siamo entrati diritto nell'ultimo giro con G-Sport, che è a 1.7 di vantaggio nei confronti di Fabio Surname, che continua a rosicchiare in maniera abbastanza nitida e netta terreno nei confronti delle leader. Se solo avesse potuto usufruire in maniera più anticipata di questo drop che stanno accusando le gomme di G-Sport, Fabio Surname avrebbe potuto trionfare direttamente in pista davanti a tutti, lasciando dunque meno spazio a speculazioni sulla penalità da togliere o da confermare nei confronti di G-Sport. Arriva intanto un'altra penalità per Mattia Metrano, altri 3 secondi che vanno a sommarsi ai precedenti 3 accumulati nel corso della gara, dunque per un totale di 6 secondi da scontare sul tempo totale del Gran Premio, oltre i 20 già previsti su di una penalità che si portava dietro, se non erro, da un episodio, da una disputa precedente, quindi complessivamente punti licenza, la somma se non vado errato non ha caricato il giro di qualifica a Monza e quindi scalato un altro punto e è scattata questa penalità. E intanto ci siamo perché G-Sport è entrato nell'ultimo settore del tracciato di Marina Bay qui a Singapore, si è avvicinato ulteriormente l'Alfa Romeo alle spalle di G-Sport guidata da Fabio Surname, un secondo e 3-4 decimi guadagnati nei primi due settori di questo tracciato, ma si avvia per percorrere le ultime due curve, rispettivamente la 18 e la 19, prima di transitare sul traguardo e riscuotere la vittoria dopo la penalizzazione di G-Sport, che poi verrà confermata o meno da parte della direzione gara. Per noi al momento rimaniamo in attesa in quelle che saranno poi le indicazioni e disposizioni da parte di Marco Lucconi, mentre sembra anche essere fatta per Luigi Lilegge, che riuscirà a trionfare sul podio davanti a Luca Flaminio, che ha cercato di tenere duro fino all'ultimo in questa gara, ha cercato di trovare la via del sorpasso fino all'ultimo giro, fino all'ultima curva, alla fine conclude in quarta posizione, un podio che manca quasi una stagione per Luca Flaminio. Oggi ci è andato veramente molto vicino sfruttando una buona strategia, transita anche in quinta posizione Sdem, poi arriva Shumi Legend, Luca Bigno per contornare la settima posizione, lui ce lo siamo un po' persi nel corso di questo Gran Premio, partiva undicesimo, alla fine è arrivato settimo sulla bandiera scacchi, ottavo Mattia Metrano, poi arriva anche la penalità per lui, infatti viene sorpassato immediatamente da Drago Livitato, mentre nel terzo settore premi per Manuel Juve, forse un lungo... la benzina in una pista quindi... dove non si, per carità, si beve, ma si può anche risparmiare stando a trenino, quindi segno che fosse partito con davvero tanto carburante in meno.
Dunque viene escluso dai punti, ma la Juve a vantaggio di Z Pro Mauro che lo sorpassa, quindi un punto in più in casa Alpine, che andrà sicuramente a far piacere ad AJ Sport, che si sta contenendo il titolo costruttori con Ferrari. Tutti i piloti sono arrivati sul traguardo, le quadrature vanno a cercare ovviamente il vincitore, Fabio il surname. Ulteriori indicazioni verranno date nei prossimi giorni, prima del round successivo della Master League. Ovviamente tutto verrà fatto secondo i canali più appropriati, ovvero il sito del Formula Italian Team, che vi consigliamo e vi ricordiamo di consultare per non solo visualizzare il live timing, che fornisce indicazioni puntuali e aggiornate in tempo reale su quello che è l'andamento del tracciato, su quello che è l'andamento dei distacchi tra i piloti, ma anche proprio su quello che è la risoluzione di queste dispute, oltre che contenere uno storico di quelli che sono i risultati degli anni precedenti e statistiche veramente molto interessanti da andare a snocciolare nel corso delle gare. Ci godiamo anche il podio con Fabio Surname che torna a trionfare sul gradino più alto, l'unico pilota a salire a quota 4 vittorie all'interno di questo Gran Premio, una vittoria che di questa stagione, pardon, una vittoria che mancava da veramente tanto tempo, dopo errori forse un po' più grossolani, errori che probabilmente non ci saremmo mai aspettati di vedere da parte di Fabio Surname. Adesso si rimette in riga, si rimette anche in regola, si rimette a performare su quelli che erano i suoi livelli a quali ci aveva abituato, e probabilmente torna a essere un Fabio molto temibile per il finale di stagione. Beh sì, spezza una serie di gare dove la sua grande velocità sul cronometro non era bastata a contenere gli eventi rocamboleschi che accadono spesso nella parte finale della tournée europea. Abbiamo visto Monza, Olanda, insomma gare dove nonostante avesse dimostrato grande velocità, leggere la situazione non lo ha portato così avanti, e anche magari qualche scontatto sfortunato c'è stato. Ottima quindi la velocità dimostrata e bravo Jay, vedremo nel post gara, insomma tra pochissimo avremo con noi i primi tre classificati. Noi ci prendiamo prima una brevissima pubblicità, ne approfitto ora per salutarti Matteo o ci ritroviamo? Sì. Dunque noi ci vediamo a breve, ci vedremo le prossime settimane per una gara, vi auguro delle buone interviste e un buon proseguimento di serata sulla Formula Italian Team. Vi lascio alle preziose dichiarazioni post gara raccolte da Raffaele Rocinelli, a presto. Ci sono, arrivo, eccoci qua, ciao da Roberto, e allora state bene? Oggi vi faccio spendere qualche cosa, ci vuole un qualcosa di forte, bene? Questa è una proposta gioca, state bene attenti, un prodotto unico. È bello, lo senti, ti dà i brividi, ti dà gioia. Questo prodotto è una maglietta a cotone 100%, vale 19, 29, 39, 20 euro. È resistente negli anni. Lo vediamo meglio, eccolo qua. Fermati Aldo, soffermati su questa. Costa comunque più spesso, lo mettete senza maglione, eccetera, vi veste, fa abbigliamento. Praticamente fa da cosa pesante, anche invernale. La mettete col jeans, col pantalone elegante, bene. Ce n'è una, viene Aldo Segni. Abbiamo la grigia, tinturita, la vinaccia e quella bianca, bene? Quando vi siederete direte no babbo, non è possibile, no babbo, e invece sì, respira questa, è chiaro? Un prodotto ambito da tutti, a volte introvabile, ve lo consiglio con cuore, con sudore e con gioia. Di nuovo in diretta questa volta per il post-gara e le interviste con i primi tre classificati di questo Gran Premio di Singapore con la Master League 2023-2024. Cominciamo con il primo classificato, ovvero Fabio il surname, con Fabio finalmente spazzata via, come sempre accade nella parte finale della tournée europea, le variabili, sebbene Singapore con le safety car e la pioggia questa sera, due bombe d'acqua, hanno complicato decisamente la serata, finalmente la velocità sul cronometro questa sera si è riuscito a dimostrarne di nuovo davvero tanta. Buonasera a tutti, sono sudato come un elefante e mi ha fatto veramente dannare per 62 giri, e però stasera è stato fatto tutto perfetto, tutto come doveva andare, tutto secondo i piani, 20.000 variabili, mantenuto la calma, un ritmo costante, tranquillo, senza sforzare troppo la gomma, e non finivano più questi giri, però ci credevo, sapevo che sarebbe arrivato un attimo il peggioramento della rossa, non ho mollato quando
quando ne avevo chiaramente di meno, e alla fine ce l'ho fatta. Sono molto contento perché le ultime gare sono state veramente una spazzatura per mie colpe e per situazioni non troppo piacevoli, però dai, prendiamo questa. È stata una gara perfetta per quanto mi riguarda. Faccio super complimenti a Jacopo perché ha fatto una prestazione, non riesco a quantificare il livello della prestazione che ha fatto, e lo sapevo fin da quando l'ho visto con l'intermedia, sapevo che m'avrebbe fatto lo scherzetto, infatti prontamente c'è stato. Meno male che ha preso i 3 secondi, se no magari avrei spinto di più alla fine e l'avrei passato lo stesso, però non sarei così sicuro, ecco. Quindi meglio i 3 secondi. Molto bene, grazie mille. Veniamo proprio a un sorridente, per quanto comodo in pigiama, e i vantaggi del pad J-Sport. Lo faremo prima o poi il pigiamone fit, Jacob. L'ha già ben detto Fabio, l'abbiamo più volte elogiato, il tuo capolavoro in partenza dall'intermedia, ma poi anche te si è aperto una gara che, insomma, 13 secondi avete rifilato alla concorrenza in quella fase di gara, quando eravate entrambi su una gomma gialla. Avete espresso un livello altissimo questa sera. No, guarda, sono una delle mie più belle gare della stagione sicuramente. Qualifica tutto sommato buona, perché era parecchio tempo che non partivo bene così avanti, anche se non ho sfruttato l'ultimo tentativo che potevo fare molto meglio. E partenza, quasi tutte le sessioni, era quando c'era un bagnato pesante, era da intermedia. E quest'anno il gioco, quando è da bagnato pesante, sostanzialmente ci devi credere un filo di più con l'intermedia. Quindi quando sono partito ero tranquillissimo della mia scelta, sapevo che dovevo solo aspettare. Peccato, come ha detto anche Fabio, i 3 secondi, ma purtroppo lì un po' il caos di tutti che si infilavano, un po' il fatto dello spray, che non tanto lo spray per quanto riguarda le vetture, perché non si sollevava, ma tanto la pioggia che ti arrivava sulla telecamera, no? E purtroppo ho fatto due errorini che mi hanno costato parecchio, perché alla terza uscita, che lì era perché avevo visto Manuel che si era semigirato e avevo paura che lo centrassi, allora ho frenato forte, ho perso la macchina, sono uscito largo, mi ha dato 3 secondi, effettivamente era un po' borderline la situazione, perché poteva pure essere meno fiscale il gioco. Poi però ho preso comunque un taglio dopo nel proseguo della gara, quindi alla fine l'avrei preso in quel caso. Però mi si è aperto un mondo, perché sapevo che le intermedie funzionavano e non mi aspettavo però che arrivasse un asciutto così presto, tant'è che mi sono ritrovato catapultato bene in testa. A dire il vero, c'era quasi Luca Flaminio che stava facendo scherzetto a tutti, perché con la Fuluette ci è mancato un giro prima che effettivamente spiovesse. Da lì non mi aspettavo il passo, perché ho fatto una piccola modifica per quanto riguarda la barra davanti, l'ho ammorbidita leggermente, non mi aspettavo di avere un passo così competitivo con la media, e mi sono giocato anche un filo alla gara con la gomma intermedia, però lì purtroppo il gioco era un po' così, e poi dopo, quando ha chiamato, diciamo, l'ingegnere di chiamare il box, io praticamente ero all'ultima curva, quindi avrei dovuto tranciarla e forse avrei preso dei secondi, quindi a quel punto ho preferito fare un giro in più, ho perso tutti i secondi. Poi ho montato la rossa perché comunque ho visto il numero di giri, poteva andare bene. Se non avessi avuto i 3 secondi me la giocavo, non avrei sbagliato la scelta, però ci ho provato, ho fatto comunque un bel sorpasso a Fabio, ma sono comunque contento, soprattutto per come è andata la gara, la prestazione, il complesso, da come sto guidando. Sono veramente veramente felice. Abbiamo rosicchiato qualche punticino in campionato piloti e costruttori a Luigi e Ferrari, però Fabio ha rosicchiato su me e Luigi, quindi ci stiamo riaccompattando. Non è che questa cosa mi fa molto tranquillo per le ultime 4 gare, però diciamo che rende il pathos del campionato molto molto entusiasmante. Dai, 4 gare, 3 piloti, forse 4, dai, non ho visto la classifica. Bello, bello, bello. Molto bene, grazie mille Jay. E poi veniamo al terzo classificato di legge, che
e gara nel traffico singaporiano, poi l'unico momento in cui fosse l'eccesso di bontà nel lasciare la posizione a Drago è accaduto quel qui pro quo. Buonasera, ma guarda, non c'ho parole, perché una cosa del genere era capitata a Marco poco prima della gara, è capitata a me in gara, non ero più padrone del mezzo, quindi su Drago io gli chiedo scusa, ma ho fatto la mossa più logica, perché andare anche 100 metri oltre significava per me rompere, penso, la sospensione, dato che non ero più padrone. Un grado sul volante erano 90 gradi sul gioco. Ho avuto un colpo sul mini rettilineo che porta alla Singapore Sling, il tempo di reazione per fare tutto non c'è stato, perlomeno non meglio di come ho fatto. Detto ciò, avevo già capito che tornando alla gara, partendo con intermedia, Jacopo avrebbe sicuramente guadagnato la sosta, e infatti poi all'atto pratico è stato quello che è successo, perché ha avuto margine sempre pista libera, ha imposto il proprio ritmo, quindi ci ha beffato tutti quanti. Fabio, avevamo provato oggi pomeriggio, aveva visto che ne aveva decisamente di più, e quindi poi dal punto di vista mio c'è stato poco da fare, cioè nel senso, sempre in mezzo al traffico, indipendentemente dal passo che uno aveva, non scappavi, stavi sempre lì, poi è un toboga, quindi per passare qualcuno devi prosciugare tutto l'ERS, quindi ce ne guardiamo bene dal farlo, e la gara è stata veramente un disastro, cioè un terzo posto che non so se resterà nel post gara, visto che comunque non so che decisione prenderà Drago. Onestamente del mondiale non me ne frega niente, cioè lo dico proprio chiaramente, non è il mio obiettivo, lo lascio ancora al 100%, ma lo lascio agli altri, cioè se sono meritevoli, tanto di cappello. Per il resto, ecco, dopo la gara di stasera credo di poter annunciare già adesso la decisione che non sarò ai blocchi di partenza l'anno prossimo. Beh, insomma, Singapore è una pista atipica, se così come Monte Carlo, quindi l'entusiasmo che arrivava da Monza è normale che sia... Non è questione di entusiasmo, è questione che non si può correre così, cioè un gioco che ti desincronizza, ti bugga il volante, cioè ne capitano di ogni, io onestamente, perché è veramente imbarazzante, al di là di tutto poi i problemi che hanno avuto anche gli altri, ma ti passa la voglia. Oggi stavo lottando con le unghie e con i denti per mantenere la posizione, stavamo studiando assieme a Drago in vista degli ultimi 5 giri, e poi di punto in bianco succede sta cosa e ti lascia così, cioè io per me è finita qui. Beh, è ovviamente più che comprensibile, noi nella realtà abbiamo i guasti meccanici, io ieri ho avuto nemmeno la disconnessione, ma 15 secondi di bot che ha preso e tornato totalmente indietro dall'uscita del tornantino a prima del Singapore Sling, quindi il gioco è questo, diciamo, non odiate i giocatori, odiate il gioco, odiamo tutti insieme il gioco, e dai, andremo sulle Mans Ultimate finita questa stagione. Prima c'è da concludere questa stagione, domanda a Fabio, allora le prospettive, ultime 4 gare stagionali con i primi 3 in 4 punti, Luigi al comando e tu e Jay appagliati a quota 180, insomma, quali sono le sensazioni soprattutto verso Qatar, perché in Giappone, insomma, per entrambi avete corso tante volte su quella pista, Qatar magari se avete esperienze da MotoGP forse. Sì, Qatar l'ho provata a Natale, visto che non sapevo neanche com'era fatta, e sarà un bel grattacapo. Però intanto dai, pensiamo alla prossima. Io fortunatamente ho fatto un acquisto in sala ingegneri, e stasera si è visto. Ringrazio Federico che mi ha tenuto compagnia tutta la gara, insomma mi ha dato le dritte giuste per non sbagliare anche stavolta, perché stasera comunque con tutti i cambiamenti di condizioni si poteva sbagliare e non è successo, quindi merito anche a lui. Lo vediamo come amuleto, e quindi speriamo che anche le prossime siano giuste per me. Molto bene, grazie per il campionato, sì, siamo attaccati.
Qualsiasi cosa, anche fermarsi in giro prima, può cambiare le dinamiche, le gerarchie in classifica, quindi bisogna stare super super attenti. Perfetto, grazie Fabio. Stessa domanda per Jay, e anche ragionando che Giappone, avevo snocciolato in precedenza i tuoi risultati, non è mai andata benissimo, il quinto posto come miglior risultato. No, diciamo che Giappone, nonostante una pista che comunque mi piace, ho sempre fatto molta fatica, quindi mi aspetto di avere altrettanto qualche problema, però anche Singapore doveva essere un problema, ma sin dall'inizio mi è subito andata genio, anche in qualifica era molto veloce, quindi vediamo un po' adesso per Singapore come si mette. Sarà fondamentale ovviamente anche lì la posizione di partenza, perché pure lì c'è solo una zona di RS, quindi diciamo che stare davanti è molto importante. E poi invece Qatar sarà interessante, più che altro penso che sarà una pista molto molto simile a circuiti come, oddio, come Zandvoort, come Austria, perché comunque nonostante ci sono curve veloci non vai via, quindi saremo tutti a trenino e sarà stressante con un lungo rettilineo. E per il resto vediamo, perché poi dopo diventa interessante pure le ultime due, come Brasile e Abu Dhabi. Abu Dhabi con la conformazione nuova, Brasile sappiamo che è una pista super trenino. Io credo che i dettagli barra anche le coincidenze di alcuni avvenimenti possono veramente influire molto su una stagione che alla fine si sta rivelando super mega equilibrata. E quindi diciamo che adesso siamo in mano, diciamo, alle decisioni. Chi fa meno decisioni errate potrebbe essere quello che poi alla fine la spunta. Molto bene, grazie Jay. Luigi, di nuovo per te, F1 no, assetto corsa, l'endurance meglio. No, sì, queste quattro gare che ci aspettano saranno per me, diciamo, un last dance, quindi me le godrò tutte, sapendo che saranno le ultime, quindi farò il massimo, ma oggettivamente parlando, dopo Suzuka le altre non è che siano tra le mie preferite, quindi sarà importante restare sempre nel pacchetto dei primi per rosicchiare punti in un modo, diciamo, differente dall'anno scorso, perché l'anno scorso era uno contro uno, adesso comunque ci sono 5-6 piloti che lottano stabilmente per il podio. Penso che sarà comunque una situazione interessante anche da chi la guarda da casa, perché insomma è tutto teso punto a punto, però dal mio punto di vista, scusate il gioco di parole, tolta Suzuka, il resto, lo Sahel la conosco, il circuito mi piace, però è talmente poco selettiva che diventa quasi superfluo, diciamo, puntare a lì come una pista dove si possa fare risultato, ecco, almeno dal mio punto di vista. Le altre che restano, Brasile e Abu Dhabi, non mi hanno mai portato troppo bene, quindi diciamo che ci sarà da faticare non poco, però dai, io ce la metto tutta, vediamo quello che succede, anche perché comunque uno zero diventa praticamente penalizzante, quasi implica quasi l'esclusione dalla lotta, e bisognerà stare molto attenti. Credo che sarà comunque interessante. È sicuramente un finale di stagione decisamente bello, insomma, l'ultimo ballo per te, però dopo essenzialmente credo 10 anni di onorata carriera. Jay, diciamo, forse la riconferma del campione master dopo tanti anni da Nico Fiore e Sutil. Fabio invece il ritorno dopo la vittoria della Pro, un anno di tra virgolette riposo e poi il ritorno, quindi sono tre belle storie della quale io non saprei cosa scegliere, quindi ci auguriamo il meglio. Quindi grazie Fabio per esserti collegato, per lo spettacolo offerto in pista, grazie e buonanotte. Buonanotte a tutti. Grazie ovviamente anche a Jay per il tempo dedicatoci. Buonanotte a tutti, grazie. E ovviamente grazie e buonanotte a Luigi. Il prossimo appuntamento su Assetto Corsa, qual è? Dai. Buonanotte, è il prossimo, che ne so, il campionato è saltato. Dobbiamo chiedere a quelli di FRL, perché ci hanno fatto lo scherzetto 2 settimane fa.
Ci hanno detto, stavate preparando Donington? Sì, bravi, non si corre. Annullato tutto. Non lo so. I campionati con la tassa di iscrizione e poi gli organizzatori che fungono, no, non si dice, non sta bene. Prendi i soldi e scappa, prendi i soldi e scappa. Dai, organizzeremo sulle manze ultimate, che la Peugeot è bellissima, non funziona a Sebring, però è bellissima. Speriamo ci sia più che altro su console, perché non so se esce. Ci spostiamo su PC, dai, non... tanto più o meno avete tutti tutto, dai. Troveremo qualcosa. Va bene. Allora, grazie anche a chi ci ha seguito dalla chat, è stato estremamente divertente, grazie anche dei suggerimenti, delle riflessioni, offerteci, ci vediamo sui social, Instagram, Telegram, targato tutto quanto Formula Italiana Team, e sul sito www.formulaitalianateam.com. Grazie di nuovo per averci seguito, l'appuntamento con i campionati FIT è a venerdì, con la Prime che inaugura la settimana in Giappone, la Master invece, come di consueto ormai per quest'anno, tornerà mercoledì prossimo. Di nuovo grazie a tutti e buonanotte.